energia che viene prodotta dalle grandi centrali idroelettriche, che viene devoluta gratuitamente ai territori, e i territori ad esempio l'anno scorso e quest'anno hanno dato l'energia gratuita alle case di riposo, alle RSA, quindi tutelando una categoria molto debole ma molto importante dappertutto, ma ovviamente anche in montagna, dove in montagna c'è un senso, uno spirito di appartenenza e di identità che è presente in montagna e ahimè molto meno nelle città, dove le persone, ognuno di loro fa la propria vita, non si conoscono. Qui c'è uno spirito di comunità, c'è perché è un'esigenza, è una necessità di sopravvivenza, perché c'è una storia, perché c'è una tradizione, perché le mie figlie che hanno 25 e 22 anni ascoltano molto volentieri le storie dei nonni, quelli che hanno ancora, perché sono storie legate al territorio, c'è un legame forte, viscerale rispetto al territorio e rispetto ai territori di provenienza, che a volte dall'esterno viene visto e intravisto come una sorta di campanilismo o di difesa a oltranza del proprio territorio. Invece sono le genti, le persone che vivono in montagna che capiscono qual è questo sentimento, sentimento di attaccamento al territorio. E allora anche su questo è giusto che i nostri ragazzi vadano magari anche all'estero, facciano delle esperienze, come dicevi tu, ma è giusto che noi creiamo le condizioni, qualora volessero ritornare alle proprie origini, al proprio territorio, dove comunque c'è un legame non solo di parentela, di amici, di comunità, ma proprio anche di terra, no? Possano ritornarci. Allora, per fare questo bisogna creare le condizioni di sviluppo. Uno sviluppo che è rispettoso di territori e paesaggi assolutamente fantastici, che deve essere di tipo sostenibile, ma che deve creare, bisogna creare le condizioni perché questo sviluppo ci possa essere. Uno dei nemici più importanti della montagna è una visione integralista dell'utilizzo del territorio della montagna. Potrei fare mille esempi, guardiamo cosa succede nei fiumi, non si possono toccare, intanto c'è il materiale che si accumula e quindi poi ci sono le esondazioni, poi dobbiamo intervenire, quindi già territori che hanno una loro fragilità per il dissesto idrogeologico, dobbiamo intervenire con i soldi per il dissesto idrogeologico, ma ahimè non si può fare la manutenzione perché se tocchiamo, se tagliamo la pianta che è in mezzo all'alveo, si scatena all'inferno. E questa cosa qua deve finire, ce lo dobbiamo dire. Così come ce lo dobbiamo dire che dobbiamo uscire dalla fase accademica e dobbiamo cercare di essere concreti, e quando vogliamo aiutare la montagna lo dobbiamo fare sempre e comunque, ma in modo concreto come sono i montanari, non con idealità o con invenzioni che evidentemente non portano a niente nessuno. Quindi, e concludo il mio intervento, diamo maggior responsabilità e autonomia di gestione a chi abita la montagna. Non dreniamo le risorse, mi riferisco anche alle imprese. Fare azienda, fare impresa in montagna ovviamente è diverso rispetto a che farlo in pianura. Cioè, voglio dire, non è che possiamo allora fare lo stesso tipo di fiscalità a tutti e poi ci lamentiamo perché c'è la desertificazione, perché le aziende in montagna non resistono, non riescono a resistere. Allora bisogna fare in modo di fermare su in montagna le risorse che sono della montagna e poi farle gestire, che sicuramente chi vive la montagna le sa gestire bene. Chiudo dicendo, noi come Regione Lombardia siamo credo l'unica regione che ha mantenuto le comunità montane. Io credo che sia un livello importante, anche quest'anno diamo importanti finanziamenti alle comunità montane, sia per le forme di gestione, sia per investimenti. C'è un tema che riguarda gli enti locali che non è banale, spesso in montagna ci sono piccoli comuni che ahimè ancora una volta con una normativa nazionale spesso devono fare gli stessi adempimenti dei grandi comuni. Questo sta generando grossi problemi di gestione dal punto di vista amministrativo. Anche da questo punto di vista io credo si debba fare una riflessione, così come un altro ente molto importante per i territori di montagna sono le province. La legge del Rio è stata un disastro totale, adesso lo possiamo dire a consuntivo, benissimo, sono stati fatti degli errori, chi se ne frega che li ha sbagliati, azzeriamo tutto e riportiamo le cose come deve essere portate. Per noi possiamo fare tutti gli sforzi del mondo, ma se poi non abbiamo il livello degli enti locali che amministrano e che quindi scaricano a terra anche gli interventi che noi mettiamo a disposizione e predisponiamo anche coi soldi, con le risorse della Regione Lombardia, affiancando gli enti locali, poi non riusciamo a essere efficaci nelle misure. Quindi sono d'accordo poi con quanto diceva il Ministro, la montagna non è né
né di destra né di sinistra, ma alle sue esigenze, alle sue necessità, e ha bisogno di politiche che siano specifiche. Non possiamo standardizzare le politiche sulla montagna, secondo me non si può fare in generale, sulla montagna ancora di meno. Grazie a tutti. Grazie, grazie dottor Sertori per il suo intervento, che sicuramente può far nascere tanti spunti di riflessione. E ora andiamo verso la chiusura di questa prima sessione di saluti istituzionali, dando la parola al dottor Davide Capparini, che è assessore bilancio e finanza di Regione Lombardia. Grazie. Grazie Marina, c'è anche un contributo di Attilio Fontana alla fine, perfetto. Quando penso all'Università della Montagna mi viene in mente un salmone che per vivere deve nuotare controcorrente per la stragrande parte della sua vita, e così è stato per questa università, che è nata da una intuizione geniale, ma che ha dovuto combattere anche rispetto a dei pregiudizi, al pensiero che in montagna non sarebbe stato possibile fare ricerca, fare sviluppo, fare università. Quello dell'università è un tema fondamentale, perché tenete conto che in Regione Lombardia ci sono 300.000 iscritti l'anno, 100.000 dei quali vengono da fuori regione, e oltre alla metà, meno della metà, quasi la metà di questi hanno anche diritto a borse di studio. Quindi sotto questo punto di vista è chiesto a Regione Lombardia un impegno che noi ci siamo accollati con grande tenacia e determinazione, visto che ogni anno finanziamo 100 milioni di euro per il diritto allo studio universitario. Non sono sufficienti, perché il restante 20% è a carico degli Atenei, e noi vorremmo che sia molto meno, perché gli Atenei dovrebbero utilizzare le loro risorse per la ricerca, lo sviluppo, per implementare la loro offerta di istruzione. E tutto questo evidentemente dovrà essere oggetto anche, visto che il ministro Calderoli prima ne ha fatto riferimento, alla definizione dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni, perché intorno a quello ruota tutto ciò che regola il rapporto tra lo Stato, le regioni, le province, i comuni, la definizione di qual è il livello essenziale di qualsiasi prestazione nel rispetto dei diritti costituzionali in ogni parte del territorio. E a maggior ragione quindi ha importanza in montagna, laddove è evidente, l'abbiamo economici importanti, altrettanti infrastrutturali, che quindi devono essere matti. Per colmarli servono le risorse. Le risorse che per esempio la Regione Lombardia ha messo dal punto di vista infrastrutturale, sempre per quanto riguarda l'università, con 200 milioni in 5 anni, cosa mai avvenuta in precedenza e non a pari con altre regioni. Il tema delle risorse è importante, è fondamentale, e mi rifaccio anche a quello che è stato detto prima. Io sono convinto che anche i bandi, vedo il direttore dell'ufficio politica per la montagna, non possono più essere gestiti centralmente. Non ha alcun senso che ci siano degli uffici ministeriali che fanno dei riparti o che addirittura fanno dei bandi. Le risorse vanno attribuite al livello in cui queste vengono gestite, programmate, spese. Quindi sotto questo punto di vista l'appello che faccio al governo appena insediato, lo faccio da montanaro e da lombardo, è quello prima di tutto di dare attuazione alle tantissime norme che ancora non sono state nemmeno tirate fuori dal cassetto. Prima fra tutte è proprio quella dell'EP. Cioè, troviamo il paradosso che abbiamo il ministro degli affari regionali che sta attuando una norma che ha fatto da ministro delle riforme nel 2008-2013 e la norma del 2011. Siamo nella regione dei laghi. La Lombardia, voi sapete che vanta questo primato a livello europeo, non solo italiano.
Ora, c'è una norma del 1996 che attribuisce le competenze della gestione della navigabilità sui laghi alle regioni. Noi siamo gli unici che l'abbiamo attuata, anche lì faticando, per il lago di Iseo. Dopodiché però abbiamo il lago di Garda per quanto riguarda la provincia di Brescia, ma non solo. Ora, una norma... Chiunque a prendere un'imbarcazione pubblica sul lago di Iseo e una sul lago di Garda e ne apprezza istantaneamente la differenza, la qualità del servizio, ma soprattutto anche poi l'economicità. Ci sono anche, è vero, sui sovraccanoni abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ma c'è tutta la partita del federalismo demaniale che è quasi irrisolta, che deve essere affrontata, perché quello è patrimonio pubblico, sì, capito, ma se è patrimonio dello Stato non fungibile, non utilizzato, anzi costoso, capite bene che questo diventa un problema, laddove invece noi potremmo utilizzarlo meglio. C'è la gestione loco delle risorse e tra quelle c'è quella dell'acqua. Qui siamo in una comunità, la Valle Camonica, che ha chiesto a gran voce, ha fatto una legge regionale per poter gestire il ciclo integrato e questa legge è stata impugnata dallo Stato. Ora, questo sarebbe un grande segnale da parte del nuovo governo. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, o meglio ai comuni ciò che è dei comuni. Quindi se c'è una richiesta che è stata vagliata da un consiglio regionale per la gestione in autonomia del ciclo integrato dell'acqua, lo Stato non si può opporre, laddove noi rispettiamo esattamente tutti i parametri che lo Stato ci ha dato. E per quanto riguarda, qui chiudo, colmare lo squilibrio socio-economico che è evidente in alcune aree, noi abbiamo messo in campo diverse misure, tra cui quella delle aree interne. E lo abbiamo fatto anche qui in un modo molto innovativo, perché abbiamo messo insieme tutte le risorse disponibili, sia quelle di Regione Lombardia, sia quelle dei Lombardi, sia le risorse comunitarie e statali, proprio per definire quelli che sono gli interventi concordati con gli enti locali, concordati con le associazioni di categoria, con gli stakeholder, concordati con il territorio, con chi vive il territorio, per definire quelli che sono dei modelli di sviluppo che possono, con la programmazione dovuta, fare cambio di marcia a quei territori. Io credo che la strada maestra sia quella, l'abbiamo tracciata, e allora a noi compito di portarla a termine anche con una migliore collaborazione con lo Stato, che deve darci la possibilità di liberare tutte le tantissime risorse che noi abbiamo a disposizione. Grazie. Grazie dottor Caparini. Prima di chiudere questa sessione c'è un videomessaggio del Presidente di Regione Lombardia, dottor Attilio Fontana, e che credo possa essere mandato in onda. Mi dice la regia di sì. Saluto tutti i partecipanti, gli illustri ospiti, ringrazio il Ministro Calderoli, l'Assessore Sertori che presenzierà in mia vece. I nostri cari sindaci, tutti i docenti, gli studenti, i ricercatori del Polo Unimont dell'Università degli Studi di Milano che ospita e anima l'iniziativa. Un'iniziativa resa possibile grazie allo spirito di promozione del territorio e delle sue eccellenze, di cui sono straordinari interpreti oltre all'università anche tanti altri partner istituzionali e non, pubblici e privati. Tutti animati dal comune intento di valorizzare il patrimonio montano e i suoi attori. Ci chiediamo oggi di cosa abbia bisogno la montagna. Ci facciamo promotori di un approccio orientato alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico. Alla politica e alle istituzioni sono richiesti attenzione e impegno a favore della competitività e dell'uguaglianza di genere di queste aree.
Ebbene, io immagino la Lombardia del futuro come un'unica grande smartland, dalla bassa pianura alle montagne, una regione in cui tutti i territori abbiano pari servizi e connessioni affinché ciascun cittadino possa realizzare le proprie iniziative. La Lombardia è il motore del paese grazie all'insieme dei suoi territori che devono essere supportati con investimenti in infrastrutture, reti materiali e digitali, nelle relazioni sociali e nel tessuto associativo vero e proprio asset strategico immateriale. Guardiamo dunque alle caratteristiche e peculiarità di ognuno in termini di attrattività e innovazione. Rendere più appetibili i singoli territori è l'arma più efficace per contrastare la povertà e favorire la crescita collettiva. Un'occasione unica di sviluppo armonico per la nostra regione è certamente il grande evento olimpico invernale Milano-Cortina 2026. Un'opportunità in termini di opere e impianti, ma anche di rilancio del turismo e delle produzioni locali. Penso alla filiera enogastronomica fiore all'occhiello dei territori montani e lombardi. Occorre superare la dinamica che ha portato le città ad essere i poli attrattori e aggregatori di risorse umane ed economiche. I territori montani rappresentano un punto di forza, cui piccoli comuni, l'imprenditoria locale, la coesione e l'interconnessione sociale, nel quale il ruolo delle donne è tradizionalmente fondamentale. La Regione Lombardia intende perseguire una nuova stagione di progresso che parta dalle specificità territoriali capaci di generare benessere diffuso. Quindi, certo che questo tema sia centrale nel futuro della Lombardia, vi auguro buon lavoro. Grazie ancora e a presto. Grazie. Saluto tutti i partecipanti. Grazie, possiamo sicuramente chiudere questa primissima sessione di saluti istituzionali. Io ringrazio tutti i relatori che invito ad accomodarsi perché ora iniziamo con la seconda sessione e invito a trovare posto a tutte le donne che muovono le montagne. Così cambiamo un attimino panoramica, no? Giustamente. E quindi lasciamo... Grazie ancora a tutti. E quindi ecco... Sì, grazie. La professoressa Giorgi, devo leggere quella cosa lunghissima. No, tutti la conoscono, vero? Lo sviluppo sostenibile e la competitività delle montagne. Montagne al centro, solo il titolo leggo. Verso una nuova e specifica visione per il futuro sostenibile dei territori montani. Prego, sedetevi. Anche la professoressa Sorlini, dove è andata? Sta arrivando. Grazie, quindi possiamo iniziare? Sì, certo. Vai Anna. Buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia, autorità, gentili ospiti, è davvero un piacere per me e per noi di Unimont avervi qui così numerosi per celebrare insieme la giornata internazionale della montagna nell'anno internazionale dello sviluppo sostenibile della montagna, perché abbiamo due ricorrenze che insomma amplificano il messaggio. Bene, è un tributo davvero doveroso per dei territori che insomma meriterebbero di essere testimoniati e valorizzati per tutti i beni e le risorse che rendono disponibile a tutti, da quelli che sono indispensabili per la conservazione della vita, come l'acqua, come la biodiversità, come gli ecosistemi, a quelli che sono fondamentali per la società umana. E qui l'energia, è stato detto e ripetuto più volte, i servizi degli ecosistemi montani, la capacità per esempio di regolare il livello dei gas climalteranti, oggi importante aspetto considerato il cambiamento climatico che stiamo tutti sperimentando nei suoi effetti anche più drammatici, così come le materie prime
fornite per filiere agroalimentari di grande qualità, per l'industria, per l'artigianato, senza dimenticare il patrimonio culturale, patrimonio immateriale che le montagne conservano e tutelano per tutti, di carattere artistico, tradizionale, insomma, davvero territori importanti che, guardate, in Europa sono il 36% della superficie totale, in Italia il 35%. Quindi noi li chiamiamo territori marginali, ma insomma, ecco, da un punto di vista proprio della superficie che occupano non lo sono granché. In Italia in particolare noi abbiamo una conformazione fisica peculiare, un paese corrugato, dove le pianure sono solo il 23%, però nelle pianure vivono quasi il 50% degli italiani, e le pianure sono i contesti che richiamano energie, risorse, cervelli, denaro, investimenti, più di tutto il resto. Bene, l'Italia è anche il paese che, lo si vede bene dalla carta geografica, è abbracciato dal mare, ma è sostenuto da uno scheletro di montagne. L'intero versante meridionale delle Alpi è italiano e nessun altro paese europeo ha un intero versante alpino. E poi abbiamo la dorsale appenninica, ed è un paese la cui diciamo collocazione geografica è lì da vedere, tra due continenti, 150 chilometri dalle coste della Sicilia all'Africa, e il continente europeo di cui l'Italia è parte, e l'estremità più settentrionale è alla stessa latitudine di Berna. Questo significa una varietà climatica imponente, che vuol dire varietà biologica, di ambienti, di cultura anche, che noi ritroviamo attraversando il nostro bellissimo paese. Insomma, una varietà che è una carta da giocare, mai giocata fino in fondo, perché poi i modelli di sviluppo adottati hanno sempre cercato di come dire, omologare e di trovare schemi unitari, produttivi e di governo da applicare a tutto il paese, e questo fatalmente non funziona in un paese come l'Italia. Le formule non possono essere l'omologazione. Questa cosa la si vede anche nell'organizzazione amministrativa del nostro paese. Tanti piccoli comuni, così come sono tante e più o meno piccole le imprese, un tessuto produttivo capillare e per questo resiliente, i tempi ce lo stanno dimostrando, anche se va di moda, è andato molto di moda, il tentativo anche qui di, come dire, seguire altri modelli e creare aggregati di dimensioni superiori. Bene, il paese dei piccoli comuni, il 70% dei comuni italiani sono piccoli comuni, sotto i 5.000 residenti, e molti di questi sono tra le montagne. Però qui c'è già un piccolo problema, non troppo piccolo. Non sappiamo dire quanti sono i comuni montani con un numero preciso, perché andiamo da 4.201 sulla base della legge del 1952 abrogata, ma la lista dei comuni è vigente, che include i comuni che sono montani per quota e pendenza, quindi criterio geomorfologico, ma anche comuni che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale avevano dissesto economico e che di pendenza e verticalità non hanno assolutamente nulla. Poi abbiamo una classificazione risalente al 21, quindi recentissima, data dall'Istat sulla base dei criteri geomorfologici, che ci dice che i comuni montani in Italia sono 2487. Bene, altro tema, allarghiamo il campo e andiamo a vedere come stanno le montagne in quanto a sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è quel processo che, guardate, è la grande sfida del terzo millennio per l'umanità, perché si tratta di cercare di trovare il modo di rendere più lieve l'azione dell'uomo su questo pianeta. E oggi è davvero una evidente che questo è un passaggio cruciale. Questo significa sostanzialmente fare in modo che
ambiente, società ed economia trovino un punto di equilibrio e si viri verso il concetto di creazione di ricchezza al concetto di creazione di benessere, condizione che si ottiene quando la salute non è soltanto dell'economia, ma è anche dell'ambiente e della società. Bene, allora come stiamo in quanto sviluppo sostenibile nelle montagne? In generale, male, lo anticipo. Secondo problema. Allora, l'ambiente minacciato dal cambiamento climatico, lo stiamo vedendo, insomma, quest'anno poi drammaticamente, no? La marmolada, le frane recenti, con molti morti, attività umane, spopolamento e ipersfruttamento delle risorse. Pensate ad alcune località turistiche che, insomma, cominciano ad avere problemi a gestire i flussi eccessivi. E l'effetto dell'abbandono è sicuramente con causa dei disastri ambientali, ma anche della perdita di biodiversità. L'economia, non parliamone, scarsa competitività, zone a fallimento di mercato, carenza di servizi. La società, malissimo, spopolamento è stato detto, invecchiamento della popolazione e disuguaglianza, gap socio-economico. Se stiamo in questo modo significa che quello che abbiamo fatto fin qui, io non vorrei essere troppo categorica, ma insomma, non ha dato grandi risultati. Ma questa situazione ci dice che le montagne sono la piattaforma perfetta dove provare a mettere in atto qualcosa di diverso, per vedere se funziona, per vedere se effettivamente questo miraggio dello sviluppo sostenibile noi lo possiamo raggiungere. Come siamo arrivati a questo livello nelle montagne? Beh, sono stati applicati modelli di sviluppo messi a punto in altri contesti, che assolutamente non tengono conto delle specificità della montagna, lo sappiamo bene, qua ci sono molti montanari, e le specificità della montagna sono, come dire, imprescindibili, perché marcano e determinano la modalità con cui il territorio deve essere affrontato. E guardate cosa si è fatto poi, si è detto va bene, mettiamo a confronto le performance della montagna e della pianura. Ovviamente, confronto sleale, la montagna perde. Allora da lì viene la marginalità, lo svantaggio, l'handicap, il disagio, tutte le brutte cose che si dicono sulla montagna. Il rimedio? Diamo soldi. Guardate l'asciugo, perdonatemi, ma compensazione economica per compensare gli svantaggi. Qual è il problema però? Che senza una visione specifica la compensazione economica crea disastri e ne abbiamo esempi, l'agricoltura tradizionale di montagna che non regge l'intensivazione, c'è niente da fare. Bisogna praticarla con i metodi e gli strumenti della modernità, ma bisogna guardare alle caratteristiche del territorio per produrre eccellenza, unicità, che non deve misurarsi con i prodotti, come dire, industriali realizzati in altri contesti, o possono essere prodotti industriali ma che veicolano il territorio. Lo stesso riguarda, vabbè, questa foto si commenta da sola, no? Modello urbano, schiaffo, in un contesto paesaggistico che invece trova la sua armonia quando esprime le sue radici. E anche qui con la modernità, con l'innovazione, non si tratta di tornare indietro, si tratta di andare avanti con intelligenza. Allora, un approccio sostenibile cosa ha fatto, cosa ha determinato? Perdita di competitività, impoverimento della popolazione, emigrazione brain drain, vuol dire i cervelli vanno via. E se vanno via i cervelli, signori miei, è finita. Poi si possono costruire gli edifici, tutto quello che vogliamo, le case, ristrutturare strutture già ristrutturate mille volte, ma non succede niente. Marginalizzazione. Allora cosa dobbiamo fare? C'è una via, sì. Mettere le montagne al centro, costruire una visione specifica per i territori montani e eliminare gli stereotipi, perché viviamo di stereotipi, cambiare culturalmente, e l'università qua è importante. Allora, qui voglio condividere la formula che noi abbiamo sperimentato qui in 26 anni di lavoro, passettino passettino. Complesso, bellissimo. Bisogna creare valore, prodotti oppure servizi
che abbiano valore economico oppure sociale, guardando alle risorse specifiche, al contesto montano, senza danneggiare queste risorse naturalmente, conservandole. È possibile farlo, sì, conoscenza, innovazione, tecnologia sono le chiavi. I punti strategici: operare DAIE nei territori, creare reti e sinergie, investire sul capitale umano, investire su innovazione e mettere a punto strategie politiche specifiche. Bene, partiamo con operare dai territori, è stato detto. Guardate, tanti ne parlano di montagna, eh? Benissimo, perché bisogna creare consapevolezza nella società. E questo è fondamentale perché tutti si sentano proprietari della montagna, perché è di tutti. Qual è però il rischio? Che se non se ne parla in maniera appropriata, si rischia di propagare gli stereotipi, marginalità, handicap, disagio, svantaggio, punto. E chi ci vuole vivere in un posto così, scusate, che viene rappresentato in questo modo? Retorica, no? Il paesaggio, le caprette, eccetera, eccetera, tutto bello, poi però... allora, le celebrazioni non bastano, non bastano. Sono importanti, ma non bastano. Pochi fanno e promuovono azioni concrete che generano effetti misurabili. Effetti misurabili. Misurare cosa funziona e cosa no. Non si fa. Nella maggior parte dei casi non si fa. E ancor di meno ci vivono. E guardate, viverci è determinante. E noi qua lo possiamo proprio dire. Perché in questo modo e solo in questo modo si comprendono le specificità che sono marcate e condizionanti, le unicità su cui far leva per creare quel valore inimitabile, le priorità, i servizi, è stato detto più volte, la sanità, l'istruzione, la mobilità, la connessione al lavoro, se si vuole combattere lo spopolamento, altrimenti è retorica. E poi la gestione dell'ambiente, che deve essere appropriata. Possibili strategie d'azione. Come faccio? Noi ce lo siamo domandati 26 anni, quando siamo arrivati qui soli. Io ricordo gli ultimi 25, nel primo non c'ero, non c'era niente, e abbiamo detto come faccio, cosa facciamo? Guardate, insomma, la partita si gioca sui territori, questo è il tema. Noi l'abbiamo fatto qui e oggi siamo un polo unico a livello nazionale, confermo che è unico e molto molto al centro dell'attenzione anche a livello internazionale, perché non c'è niente del genere che fa ricerca qua per la montagna, didattica qua per la montagna e interazione, networking dal locale al globale. Noi qui interagiamo con la dimensione locale, siamo partiti da qua nel 96 e oggi abbiamo tra gli interlocutori tutti gli stakeholder rilevanti, ovviamente la presenza del Consiglio, Ministero Affari Regionali e Autonomie, il Ministero dell'Università e della Ricerca, un lungo cammino con questo Ministero col quale stiamo costruendo conoscenza attraverso progetti di ricerca, ma organizzazioni e strutture che operano a livello internazionale, quindi creare le reti e le sinergie è fondamentale. E queste reti e queste sinergie qui, oggi, ci sono. E noi dialoghiamo con tutti questi soggetti. Guardate, sulla parte destra vedete tutti i soggetti internazionali. Siamo membri del board di Euromontana, siamo fondatori di una nuova rete che si chiama NEMOR, che accorpa centri di ricerca e università di 15 paesi europei, e lavoriamo insieme. E questa cosa comporta? Che insomma testimoniamo le montagne italiane in giro per il mondo. L'anno scorso a Dubai all'Expo, dove abbiamo presentato il Mountain Education and Innovation Manifesto, e quest'anno nella Sila, tra le montagne più difficili, bellissime, sottolineo bellissime, del nostro paese, guardate, con rappresentanti di 14 paesi d'Europa, eravamo in 200. E qui abbiamo stilato questa dichiarazione che chiama con forza un approccio smart alle montagne, moderno, che pesca però sulle sue unicità. Un hub tecnologico. Noi oggi miriamo a diventare un vero e proprio hub tecnologico perché abbiamo creato una comunità virtuale che interagisce. E attenzione, fin qua mica con grandi investimenti, semplicemente utilizzando gli strumenti che tutti noi maneggiamo tutti i giorni. Una comunità virtuale, dicevo, con più di 30.000 contatti, un portale web che informa, dissemina, è un repository di informazioni,
Ci sono 500 webinar disponibili per chiunque e fruibili gratuitamente, opportunità di lavoro, di formazione, bandi e gare per la montagna. E grazie a un progetto PNRR, Centro Nazionale Agritech, qui vogliamo diventare un hub tecnologico unico, che parla di montagna e parla di agricoltura e tecnologia e ambiente e approccio moderno. Quindi una ricaduta del PNRR, grazie al polo universitario di Edolo, sarà anche qui e sarà per le montagne. Tecnologia digitale per creare ponti virtuali e virtuosi tra villaggi, montagne e città. Il concetto del glocale qui si è materializzato, non è rimasto un termine accademico così affascinante, ma poi poco, no, concreto. Qua è concretezza. Investire nel capitale umano, l'ho detto prima, vitale. Noi dobbiamo avere grandi professionisti su questi territori, che non possono essere chiamati margine, perché altrimenti i grandi professionisti neanche li guardano questi territori. Dobbiamo formare adeguatamente professionalità che siano capaci di confrontarsi con questo specifico contesto, che sappiano come fare quella cosa, produrre prodotti e servizi competitivi dalle risorse o in base alle specificità di questi territori, perché sono le persone che fanno le cose e questo noi lo dobbiamo ricordare. Qui facciamo questo, no? Formiamo attraverso, guardate, un'offerta formativa che ormai è importante, articolata, un corso di laurea triennale, un corso di laurea magistrale che è la grande innovazione di quest'anno insieme al master di primo livello, un corsi di perfezionamento, tanti ne abbiamo fatti, corsi FTS, corsi seminariali e webinar. Quando organizziamo seminari qui noi abbiamo 200 persone che li seguono sempre, magari 30 in aula e tutto il resto da remoto, da tutta Italia, e quando li abbiamo fatti in lingua inglese internazionali anche dall'estero. Si può da Edolo essere centro? Assolutamente sì. Guardate, richiamiamo un sacco di studenti da tutta Italia, ogni anno, e arrivano qui, evidentemente non pensano che la montagna sia margine. E, vabbè, la laurea magistrale, una grande sfida, in lingua inglese, internazionale, multidisciplinare e locale. Quando l'abbiamo presentata, il nucleo di valutazione, la prima osservazione fu, no vabbè, cioè, volete portare un corso di laurea in lingua inglese in montagna a Edolo, in un comune di 5.000 residenti? Beh, forse non è il caso. Ecco, questo però rappresenta lo stereotipo. In montagna si pensa sempre che si debba stare sotto un livello, scalare una marcia, invece bisogna mettere una marcia in più, correre più velocemente, perché altrimenti il gap noi non lo colmeremo mai. Il master in collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per formare progettisti, professionalità preziosissime oggi al fianco delle amministrazioni, in particolare per i comuni montani, che sappiano gestire i finanziamenti, i fondi. Oggi lo sentiamo dire in televisione, mancano queste persone, mancano queste professionalità, lo sapevamo anche prima. Siamo partiti, noi è da anni che facciamo un corso di perfezionamento su questo, molto apprezzato su questo tema, e adesso finalmente è partito un master che ha 27 studenti da 8 regioni italiane. Quindi vuol dire che insomma un po' di interesse c'è, no? Da parte di chi vuol fare il professionista in montagna. Investire su innovazione, importantissimo. Per traghettare le montagne nella modernità abbiamo bisogno di una ricerca specifica legata alle specificità della montagna per innovare metodi e strumenti per garantire servizi essenziali. Quindi non bisogna pensare ai servizi come appunto la sanità, l'istruzione, la mobilità, eccetera, con i canoni vigenti. Bisogna metterci i cervelli e pensare a strategie ad hoc, tutelare e gestire l'ambiente e praticare con profitto le attività sociali produttive. Quindi una nuova e specifica conoscenza la cui applicazione significa innovazione per rendere le montagne finalmente competitive. Bene, noi qui anche insomma, su questo aspetto siamo molto attivi, e guardate, c'è tantissimo da fare. Questi tutti i progetti vinti, diciamo così, su bandi competitivi. Quindi candidiamo progetti e vinciamo. Vuol dire che quando ci sono delle buone idee, voglio dire, vengono riconosciute, no?
Benissimo, gli ultimi che sono entrati, diciamo così, sono appunto uno spazio alpino che parla di transizione dei modelli turistici, un progetto che a livello internazionale tratta il tema del co-working, e il libro bianco che è stato citato dal ministro e che sarà e è il nostro impegno per i prossimi mesi, per elaborare un manuale pratico di come possiamo rendere le montagne un luogo di innovazione, un luogo competitivo. Agritech, l'ho già detto, arriverà qua, e questo vuol dire potenzialmente delle attrezzature, potenziamento del personale. Già qui ci sono, c'è un team molto forte, ne arrivano nuovi ricercatori, e questa è una grande buona notizia. Altro tema, è un esempio, l'agrobiodiversità. Faccio questo esempio perché è uno dei temi che ha portato qua in Val Camonica all'innesco di una filiera di cui assaggerete i prodotti, molto, molto interessante. Varietà locale. L'Italia è piena per quella varietà di climi, ambienti, eccetera, eccetera, che ho citato prima. È uno dei paesi più ricchi al mondo di agrobiodiversità. Peccato che noi non l'abbiamo considerata granché. Stiamo facendo una bella mappatura dell'agrobiodiversità. Materia prima che può essere utilizzata per le filiere locali, per quelle industriali e per le biotecnologie. E bisogna avere questa visione, perché dentro quel materiale genetico speciale, coevoluto nell'ambiente in cui si trovano sostanze uniche e, come dire, possono essere l'innesco di nuove produzioni. Allora mi viene da dire che questo materiale potrebbe essere, per esempio, al centro di processi che ci permettono di presentare l'Italia al mondo, non solo per i suoi bei paesaggi, panorami, eccetera, eccetera, ma per queste peculiarità che pochi conoscono, ed è un patrimonio enorme. Prossime, è stato citato, no, le Olimpiadi, prossima occasione importante. Beh, lanciamo messaggi anche in questa direzione. Approfittiamo di essere protagonisti nel mondo e di finestre che si aprono sulle nostre montagne per testimoniare le montagne tutte con tutto quello che dentro hanno. Collo di bottiglia, e finisco e chiudo. Politiche e strategie specifiche per la montagna. È urgente, urgentissimo, il riordino, perché le norme sono superate, abrogate ma ancora vigenti per gli aspetti meno favorevoli, frammentate, distribuite ogni dove, contraddittorie, perché la verità è questa qua, ricadono sui montanari che si trovano a dover fare delle cose che non sono per niente coerenti con il contesto e quindi strangolati. E faccio l'esempio ancora dei comuni, applicato alla regione Lombardia, no? Comuni per grado di montanità, legge del 52, 524, per fascia altimetrica 460, in base alla legge istitutiva delle comunità montane 513, che in Lombardia fortunatamente ci sono ancora. Questo vuol dire che i montanari lombardi sono o 1 milione o 1,5 milioni, a seconda della norma che usiamo. Non so, forse sarebbe bene mettere ordine. Dopodiché, livello nazionale, diamo uno sguardo. Se guardate bene su tutte queste iniziative che guardano lo sviluppo dei territori, quelle targate montagna sono solo 3. E sono fondi, denaro. Di solito quando si parla di strategie e di progetti vuol dire che dietro c'è una visione, dovrebbe essere così. Ecco, allora passiamo dai fondi alle visioni, alle strategie, e investiamo i denari su obiettivi che andiamo a misurare. In Italia non abbiamo nessuna strategia e politica specifica per la montagna, ma anche in Europa è così, quindi, come dire, però le aree marittime in Europa ce l'hanno una politica e una strategia, una politica integrata, che vuol dire che le aree marittime beneficiano di leggi ad hoc, che vuol dire che le aree marittime beneficiano di finanziamenti, di programmi di ricerca. Faccio l'esempio, il primo che mi viene in mente, Horizon, dell'ultima programmazione, Blue Grow, crescita blu, tutta una sezione giustamente dedicata a studiare come conservare, tutelare, mettere a valore le aree marittime, perché le montagne no. E allora, di montagna si parla molto in Italia e in Europa, ma nelle strategie, nelle politiche, nelle norme non sono presenti in quanto tali. Sono fuori fuoco.
entrano in categorie generiche, aree marginali, rurali, interne, green communities, la specificità e l'unicità si perde totalmente, quindi anche la possibilità di fare leva. Quindi cosa abbiamo imparato noi in questi anni? Intanto che si vince se si mette la montagna al centro, se si crea una visione specifica per il futuro di questi territori, se si stabiliscono delle priorità d'azione, non si può fare tutto, se si individuano soluzioni innovative, cervelli, tecnologia che si possono, che oggi ci, insomma, abbiamo tutti la possibilità di collegarci col mondo con questo strumento, quindi è una questione di volontà. Fare eccellenza, perché la montagna se non fa eccellenza perde. Monitorare tutte le azioni che si fanno, perché bisogna contare, questo funziona, questo no, quello che non funziona non lo faccio più e risparmio il denaro, quello che invece funziona lo porto dappertutto, perché magari porta beneficio. Quanto costa fare tutta questa cosa? Boh, se, bisognerebbe fare i conti, no? E sarebbe già un segno di interesse alla questione, solido. A regime, io sono, credo, forse anche meno degli stanziamenti attuali, sporadici, poco incisivi, destinati alle montagne. Sicuramente rende, e anche qui, cioè, io condivido l'esperienza di Unimont, che è un esempio di come sia possibile fare bene con investimenti, come dire, oggi simbolici. Unimont, come è stato ricordato, è nato grazie all'alleanza tra la Statale di Milano e enti locali, dal Comune alla Comunità Montana, BIM, Provincia di Brescia. E con questi investimenti simbolici oggi abbiamo un luogo di pensiero, di elaborazione di idee, di creazione di consapevolezza, di progetti, di nuovi approcci, di nuova visione. E c'è un rischio però, che la dimensione locale, che per noi è stata fondamentale, difficile ma fondamentale, diventi localismo. E se diventa localismo, noi abbiamo chiuso. Tra poco tempo imploderemo, inevitabilmente. Perché non si può pensare al polo di Edolo come la partita del comune di Edolo, la partita della provincia di Brescia, della comunità montana di Valle Camonica, punto. Questa è la partita delle montagne. E quindi io auspico che a quel tavolo, partito nel 96 e vigente, e io ringrazio gli enti che con tenacia vanno avanti, gli enti locali, a dialogare con noi, ma mi auguro che questo dialogo si ampli e mi auguro anche che gli enti regionali, gli enti nazionali, le altre province vicine, montane, insomma, sentano l'urgenza di sedersi a questo tavolo, perché è questa l'innovazione, anche questa è da questo che si parte, per potenziare e creare impatti veri, nuove imprese, nuovi professionisti. E chiudo davvero con i sorrisi, le facce, i volti. Questo è il team Unimont, li vedete qua in giro, lavorano tutti qui stabilmente, e qui si crea valore con queste energie, con queste risorse. E i ragazzi, che guardate, se arrivano qui è perché non vedono la montagna come margine, handicap, e noi abbiamo il dovere di impegnarci a far sì che il loro sogno, per cui arrivano qua da tutta Italia, si realizzi: vivere e esprimersi professionalmente in montagna. È un nostro interesse prioritario. E chiudo davvero adesso con questa, che è la fotografia fatta, scattata da uno studente, ha vinto un premio, la trovate su tutte le sedie. E questo è il pensiero che vi dedicano, che dedicano a tutti voi. E auguro che questo momento di confronto importante prosegua denso di contenuti come quelli che abbiamo sentito fin qua. Grazie. Grazie Anna. Grazie soprattutto, e anche perché sei rimasta perfettamente nei tempi, non ho dovuto usare neanche la campanella. No, perfettamente nei tempi. E io credo che ciò che ha enunciato lei abbia un concetto fondamentale, che per trovare delle soluzioni innovative serve formazione. È una forma mentis che solamente creando dei professionisti veramente della montagna possa avere successo. E con questo chiudiamo questa sessione, diamo invece la parola ad alcune testimonianze dirette di giovani donne
che proprio si sono adoperate per la loro realizzazione personale, ma in ambito montano. Quindi la prima testimonianza è di Gloria Carletti, che si è laureata nel 2014 proprio in questa sede che ci sta ospitando, e dopo la laurea in scienze ambientali insegna alla scuola di Cidifoppolo, che è un piccolo comune montano in provincia di Bergamo, siamo a 1500 metri, vero? E nel 2019 ne diventa sindaco, quindi complimenti. E non solo, ma dal 2021 è anche presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Parto proprio dalla frase: le donne muovono la montagna. Il nostro ruolo, nostro dico perché chiaramente quello delle donne, riteniamo sia fondamentale all'interno della montagna, perché sappiamo che la figura femminile, la donna, è il nucleo un pochino di quello che è la famiglia. Al giorno d'oggi tante donne non possono permettersi di non lavorare, e spesso la famiglia deve fare anche delle scelte di su dove trasferirsi e dove stare a vivere, e spesso la scelta viene fatta in base al lavoro della donna, perché poi è un po' attorno a lei che ruota la famiglia. Quindi per questo credo che le donne fanno anche vivere la montagna. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto, il sindaco di Edolo, che dice, e questo noi lo percepiamo da rappresentanti femminili, spesso c'è troppa poca considerazione verso noi donne, verso i ruoli che ricopriamo, soprattutto in ambito anche amministrativo e istituzionale. La mia esperienza, io arrivo da una famiglia che è nata e vissuta in montagna, a Foppolo, a 1600 metri, e sono cresciuta nella scuola di sci di famiglia, e da qui ne ho fatta la mia professione di maestro di sci. Ho avuto una formazione all'estero, prima a Unimont con la professoressa Giorgi, e poi sono stata anche all'Università della Montagna a Grenoble, quindi ho fatto tutto uno studio, una tesi all'estero. Ma poi ho scelto e ho deciso di tornare a vivere in montagna a casa mia a Foppolo, perché ci credevo, perché credo che la montagna sia una grossissima opportunità, e lì è uscito un po' anche il nostro spirito, diciamo la resilienza, la tenacia che abbiamo noi montanari. E sono d'accordo che sulla montagna, alla montagna dobbiamo dare un pochino più di attenzione. Io questo lo sto vivendo e lo vivo in duplice veste, sia da amministratore di un comune di 1500 metri che ha 100 abitanti, e da presidente dei maestri di sci della Lombardia, quindi dei professionisti. Sicuramente da amministratore vivere in montagna è faticoso, serve tanta organizzazione, serve tanta programmazione, è anche oneroso, dispendioso. Vi faccio un esempio: Foppolo ha il primo istituto scolastico, quindi sin dalla scuola materna i nostri bambini partono alle 7:15 e si fanno 20 chilometri col pullman tutte le mattine. Questo dei bambini di 3 anni, per poi parlare dei superiori, che il primo pullman parte alle 6:15. È anche rischioso, chiede tanto sacrificio, e questo anche per le famiglie, perché se una famiglia deve far fare uno sport al bambino, sì, d'inverno scia 3 mesi, ma poi il pomeriggio Foppolo gioca all'aria aperta. Però se dobbiamo far socializzare i nostri bambini, dobbiamo fargli fare qualcos'altro, c'è la mamma che non lavora, non può permettersi di lavorare, perché deve seguire la famiglia, deve seguire i figli, quindi vuol dire tanto sforzo, tanta organizzazione e un impegno familiare, oltre al rischio che, essendo a 1500 metri nevica, i bambini corrono andando a scuola, perché da dicembre a marzo abbiamo la neve, chiaramente le strade non sono sempre belle. Questo fa tutto parte di quello che è il rischio. Oltre a questo c'è la parte onerosa, chiaramente, del trasporto, mancando i servizi, anche solo la spesa settimanale, mensile, dobbiamo andare a farla a 20-25 km di distanza, quindi ho un onere per spese di viaggio, andare a fare la spesa, e in più a 1500 metri abbiamo riscaldamento acceso 10 mesi all'anno. Quindi è vero che si può dire in città dobbiamo avere l'aria condizionata, però insomma a 1500 metri spesso non è proprio gradevole anche la sera stare a 0-5 gradi anche durante i mesi estivi.
educativi. E questo fa tutto parte di quello che è lo svantaggio in questo momento della montagna. Sono d'accordo che dobbiamo prima di tutto valorizzare le risorse esistenti e dobbiamo dare degli aiuti. Sono d'accordo con quanto è stato detto prima, che non dobbiamo dare dei contributi e dare queste forme di, passatemi il termine, assistenzialismo, se non sono seguiti da dei retroscena e affiancati da delle politiche familiari e lavorative, ma, come diceva anche l'assessore Sertori, di montagna specifiche. Viaggio tanto anche per l'incarico dei maestri di sci, vedo le varie realtà del territorio. Spesso il paese in Alta Val Brembana, 1500 metri, è diverso dal paese in provincia di Sondrio, 1500 metri. E queste sono le vere peculiarità del territorio. E queste ce ne rendiamo conto solo vivendo il territorio. E questo è quando si parla di sosteniamo la montagna. La valorizzazione delle risorse anche in ambito turistico, si parlava prima delle strutture alberghiere. Le strutture alberghiere pagano sì le tasse, ma tutte le tasse vanno al governo, al comune non rimane niente. E queste sono delle risorse che sì, poi forse vengono redistribuite, ma queste risorse dovrebbero rimanere sul territorio per fare in modo che il territorio possa investirle per i propri abitanti, per lo sviluppo del sistema turistico, per le proprie famiglie e per le politiche del lavoro. Quindi come possiamo iniziare a migliorare questo aspetto in ambito amministrativo? Sfruttando innanzitutto le tecnologie, un esempio è l'Università della Montagna, con tutti i convegni, 30 persone in presenza e 170 collegate, quindi sfruttare le tecnologie anche in ambito scolastico. Semplificazione amministrativa, perché i comuni di piccola montagna hanno gli stessi identici adempimenti di un comune di 10.000 abitanti. Il comune di 10.000 abitanti ha 15 unità di personale, il comune di 90 abitanti ne ha una e forse un operaio, quindi capite bene le difficoltà che ci sono. E questo fa parte del tema della sburocratizzazione, non vuol dire andare contro la legge, ma fare delle normative semplificate che possano aiutare e agevolare, incentivare il lavoro, anche perché sennò con tutta la burocrazia che c'è è inevitabile che purtroppo qualcosa ogni tanto scappi, ci si trovi a rincorrere seppur si sia programmati molto bene. L'altro ruolo, l'altro incarico dei maestri di sci e mi sento di includere anche le guide alpine, perché i maestri di sci e le guide alpine sono gli unici due sport che hanno una legge che li riconosce come dei professionisti della montagna. Professionisti della montagna, maestri di sci in Lombardia sono 2.800, in Italia siamo circa 15.000. Professionisti della montagna vuol dire cultura, sicurezza, perché trasmettiamo, insegniamo la sicurezza, passiamo alla parte di ambiente, quindi conoscenza di tutto quello che è il nostro ambiente montano, trasmettiamo e insegniamo sport, ma allo stesso tempo è un lavoro. Anche per questo dobbiamo, ovviamente tutto in ambito turistico, anche per questo dobbiamo partire dalla base, dagli istituti scolastici, quasi finito. Dagli istituti scolastici delle zone montane, abbiamo spesso dei dirigenti che vengono da fuori e non conoscono la nostra cultura, quindi bisogna portare lo sport nelle scuole, perché questa, se portiamo lo sci, può essere un'opportunità di lavorativa, anche uno sbocco professionale del futuro. I maestri di sci, come diceva anche il ministro Calderoli, sono li vediamo belli con la divisa che ci portano a divertirci a sciare, ma non dimentichiamoci che anche i maestri di sci stanno subendo un grave crisi. Stiamo subendo il cambiamento climatico, le stagioni da 6 mesi stanno diventando 3. E oltre a questo è vero che c'è la legge c'è la legge che ci riconosce come professionisti, ma dobbiamo lavorare su una legge specifica fiscale, perché il professionista maestro di sci è come un avvocato, come un ingegnere che lavora 365 giorni all'anno, mentre il maestro di sci ne lavora 60 o 90. E su questo all'interno della legge della montagna dobbiamo lavorarci. Finito, chiudo, prometto. oltre a questo, dicevo, appunto, in tema di semplificazione nella legge della montagna accenno solo, importante anche tutta la parte di enti che controllano, quindi collegi diventati enti pubblici che hanno una burocrazia immensa.
E questi sono solo appunto alcuni aspetti di tutti i nostri mondi. È vero che la montagna spesso è presa con molta superficialità, però un esempio è la nostra Lombardia. Abbiamo l'assessorato alla montagna con l'assessore Sertori che ha parlato prima, che ha diciamo avuto un passato anche da amministratore, e questo noi lo sentiamo quando abbiamo delle esigenze, perché ha toccato con mano le problematiche del territorio e quando ci relazioniamo sa cosa vuol dire avere una problematica. Ed è per questo che lo lancio anche un po' come provocazione in chiusura al mio intervento: servirebbe quasi, oltre al ministro a tutela del mare, il ministro della montagna, perché in Italia non dimentichiamoci che il territorio montano è il 35% secondo gli ultimi dati Istat. Dobbiamo lavorare su questo gap che noi sentiamo di distanza fra la politica governativa e ho chiuso. La politica governativa mi ha dato 9 minuti. Le politiche locali, perché lo spopolamento è un fenomeno che fa veramente, veramente paura e ha delle conseguenze molto gravi. Questa volta ho finito davvero. Grazie. 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 Io chiedo scusa, ma il tempo è veramente tiranno. È veramente tiranno e mi tocca questo ruolo di scampanellatrice. E ora diamo la parola alla dottoressa Noemi Guzzo, che è esperta in marketing territoriale per le aree protette. E lei vive tra le montagne dell'Elsila e lì opera sia come guida parco dell'Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche e come consulente marketing e comunicazione per l'ente Parco della Sila, ma credo che lei ci potrà raccontare molto più in dettaglio come sta vivendo. Sì, grazie. Io innanzitutto sono onorata di essere qui oggi, ringrazio la professoressa Giorgi per l'invito. E io sono Noemi Guzzo, faccio tante cose, tutte in montagna, lavoro come guida ambientale nel mio parco, il Parco della Sila, e come consulente per l'ente parco, e da un paio d'anni ho iniziato anche questa avventura come amministratrice, sono consigliere comunale al mio comune, un'altra bella avventura impegnativa. Da dove vengo? Io vengo da un territorio che viene sempre pensato e immaginato per il mare. Per il mare, mare, peperoncino, cipolla, ma in realtà in pochi sanno che la Calabria è circondata da parchi. Vivo in una regione che è abbracciata da 3 parchi nazionali e un parco regionale e quindi nel corso degli anni abbiamo cercato proprio di lavorare su quello che è il vero valore delle nostre montagne, che per tanti anni è stato forse quasi non dimenticato, ma comunque messo da parte. Se penso ai parchi della mia terra, penso a scorci meravigliosi, abbiamo una biodiversità immensa, i 3 parchi nazionali e il parco regionale si distinguono tra loro per caratteristiche, il Pollino ricorda molto quelle che sono le vostre montagne, la Sila è un altopiano, quindi una montagna più dolce che riesce ad accogliere al suo interno e a rendere accessibili tutta una serie di sentieri. Quindi se penso ai miei parchi penso anche un po' a come abbiamo scelto negli anni di abitare questi luoghi. Stamattina chiacchieravamo con Silvia e parlavamo del tornare alla montagna. Beh, noi abbiamo fatto un po' al contrario, abbiamo deciso di restarci. Fin dall'inizio, finito il liceo, avevamo la possibilità di andare fuori, insomma, in qualche modo cambiare un po' rotta, ma abbiamo scelto di restare nelle nostre montagne. Abbiamo fatto un po' come i salmoni di cui si parlava prima, no? Con resistenza, con tenacia, abbiamo scelto di investire in un posto che, credetemi, era veramente una tabula rasa. Cioè, quando abbiamo iniziato ad investire nel nostro territorio, ad investire sulla nostra montagna, non si parlava ancora di parchi calabresi. Si parlava di Calabria, pensando al mare, ma non si parlava assolutamente della Calabria riferendosi alla montagna. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di rimanere nei nostri territori e provare ogni giorno a dare a questi territori una linfa nuova. Cosa facciamo tra le montagne calabresi? Negli anni i nostri progetti si sono ampliati, siamo partiti dall'accompagnamento in montagna, quindi abbiamo cercato, come diceva anche la collega, di valorizzare le professioni in montagna. Noi come guide ambientali, ma anche i colleghi del Collegio dei Maestri di Sci, piuttosto che i piccoli e medi imprenditori di montagna, che ogni giorno nel corso di questi, ormai sono 15 anni che operiamo in montagna, hanno impiegato veramente tante risorse e tanto tempo per lavorare in questo senso qui. E
abbiamo ampliato nel corso degli anni le nostre attività e abbiamo pensato anche a quella che poteva essere una ricettività adatta alla montagna, una ricettività sostenibile. E da questo pensiero, che non ci ha fatto dormire la notte per molto tempo, è venuta fuori la Casa della Montagna. La Casa della Montagna è un bed and bike e riprende un po' un concetto di ospitalità diffusa. Abbiamo sostanzialmente riqualificato e riabilitato una serie di strutture che vedevamo chiuse, che rimanevano chiuse per buona parte dell'anno, e le abbiamo adibite ad alloggi di montagna. Voi direte: sì, ma che cosa c'è di diverso con un qualsiasi B&B o un albergo in cui dormire? C'è di diverso che nelle case della montagna c'è dentro tutta la montagna. Ci sono le mappe, i GPS, le attrezzature sportive, c'è una piccola dispensa, no? Capita spesso che l'alimentari del paese chiuda alle 6 del pomeriggio, a uno gli viene voglia di una spaghettata, un bicchiere d'amaro a mezzanotte, apre il cassettino e trova tutta una dispensa con prodotti assolutamente del territorio. All'interno delle case della montagna abbiamo messo anche un po' dei passatempi che sono legati alla montagna: una chitarra, gli scacchi, un po' di riviste di montagna, un po' di libri, per cercare proprio di far vivere ai nostri ospiti un'esperienza che fosse veramente autentica, farli sentire in montagna e soprattutto a casa all'interno di quella che poteva essere una struttura montana. Per farlo però cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato in qualche modo di valorizzare quella che era l'autenticità dei nostri territori, quindi ne abbiamo protetto la memoria e le tradizioni e abbiamo raccontato ai nostri ospiti quelle cose che sui libri non si trovano, sui manuali informativi o sulle guide. E queste cose non ci sono. Ci siamo però resi conto che per creare questo circuito virtuoso è necessario legare le montagne sotto un unico mantello, come si diceva prima, però cucendo tra loro tanti piccoli scampoli differenti, perché probabilmente voi guardando queste immagini, Stefano non so perché non va più avanti, ma puoi fare direttamente tu, tanto non è un problema, e guardando queste immagini voi probabilmente, io penso alle mie montagne, voi pensate alle vostre, nel senso che immaginiamo delle montagne diverse. Questo perché tutte le montagne sono diverse e tutte le montagne hanno una specificità di cui bisogna tener conto. Non possiamo pensare a un macro contenitore all'interno della quale inserire in qualche modo tutto. Che cosa serve alle nostre montagne? Qui vado un po' più sul concreto. Serve sicuramente un capitale umano che riesca ad essere trattenuto sul territorio. Noi lavoriamo con 30-40 dipendenti in alta stagione, dipendenti che non possiamo tenere per tutto l'anno. Una tassazione stagionale per i dipendenti, non lo so, proviamo a pensare a un qualcosa che possa agevolare gli imprenditori a trattenere il capitale umano e quindi a far lavorare i ragazzi tutto l'anno, però in qualche modo ad avere delle spese minori. Dobbiamo ricordare le nostre radici e dobbiamo raccontare il territorio tramite i prodotti. Questa immagine che vedete fa parte della terza attività che non ho citato prima. Abbiamo un'attività di ristorazione con birrificio artigianale, sempre a Lorica, piccolo villaggetto di 35 abitanti nel cuore del Parco della Sila, e quindi lo sforzo è stato tanto. È stato tanto, ma anche tramite i prodotti che lasciamo alle colazioni nei bed and bike promuoviamo il nostro territorio. Si trova il crostino fatto dal panettiere che sta a 10 chilometri, la marmellata a chilometro zero, anche una detassazione o una tassazione minore per questi prodotti che vengono per le produzioni di montagna potrebbe agevolare i piccoli produttori a produrli e le persone che hanno delle strutture ricettive a comprarli, no? Avendoli ad un costo ridotto. Quindi in qualche modo si devono creare, non si devono dare dei soldi, come diceva prima la professoressa Giorgi, ma forse si potrebbe togliere qualche spesa a tutte le attività che vivono e lavorano stabilmente in montagna. Possiamo ripensare a dei servizi per renderle più ambite le nostre montagne, che sono già meravigliose. Io se penso alle mie montagne penso a degli scorci meravigliosi, ma anche a tante piccole difficoltà che ci sono ogni giorno e che non possiamo negare. La montagna però per noi, che la viviamo ogni giorno, ha qualcosa in più, perché in montagna tutto conta e tutto ha la stessa importanza e soprattutto la montagna ti dà un benessere che non è semplicemente ricchezza. È una forma diversa di benessere che forse non si può neanche spiegare, ma penso che buona parte della platea sia come me amante della montagna e quindi lo sappia. E qui vado a chiudere per evitare di rubare altro tempo. Quindi dobbiamo parlare delle nostre montagne e misurarne ognuna con un metro differente, ricordando però una cosa importante che anche la professoressa Giorgi ci ha ricordato prima nel suo intervento e che a me piace ricordare sempre. Per noi vivere montagna non è una punizione, non è un sacrificio e non è una rinuncia, anzi, al contrario. Vivere in montagna per noi è un grande privilegio,
è un onore. E io penso che l'Italia abbia bisogno delle sue montagne. Ed è per questo che dobbiamo lavorare al meglio per rendere questi territori abitabili e soprattutto in qualche modo provare a pensare a dei servizi, a delle misure che siano davvero cuciti addosso ai territori. Dobbiamo imparare ad essere, insomma, all'altezza delle nostre montagne, che sono tutte diverse e meravigliose allo stesso modo. Io vi ringrazio e la chiudo qui. Grazie dottore Saguzzo per la sua testimonianza, ed è ora la volta di Silvia Lodetti, che è originaria di Clusone, e siamo in un paese montano in provincia di Bergamo, ed è da 10 anni responsabile del Dipartimento di Comunicazione di una sede che ha proprio sede ad onore nel cuore delle montagne bergamasche. Siamo a 700 metri di altezza, più o meno come qui, corretto? Ma non lo so, non è un problema. Sì, più o meno. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Allora, oggi io vorrei portare a questo convegno il punto di vista di un'azienda. Un'azienda che opera nella filiera della manifattura, che si chiama ML Engraving. E vorrei portarvi il nostro esempio per dimostrare che si può fare industria in montagna, si può lavorare per essere un'eccellenza, per fare ricerca, per fare innovazione. Le idee non mancano anche nelle aree di montagna, non mancano nemmeno i modi per applicarle. Però siamo consapevoli che ci sono dei vantaggi e ci sono degli svantaggi nel lavorare, nel fare industria in montagna. Allora, vediamo se va. Noi lavoriamo qui. Direi che questa immagine parla da sé, questo è un grande vantaggio. Sfido chiunque a pensare che non sia bello lavorare in un posto del genere con il massiccio della Presolana alle nostre spalle. Quindi, come ha detto la collega, lavorare in montagna, vivere in montagna non è uno svantaggio, è per certi versi un privilegio, che si traduce in modo molto concreto anche nell'assenza di traffico, nella gestione del tempo fuori dall'azienda, molto meglio rispetto a che farsi 2 ore di strada tutti i giorni avanti e indietro dall'ufficio. Essere vicino agli affetti, alle famiglie, e non sono cose banali, soprattutto se poi chiediamo ai nostri dipendenti di dare il massimo per portare avanti il lavoro, perché senza le persone le aziende non possono crescere. Questi siamo noi, siamo appunto una realtà di circa 70 persone, uomini e donne, professionisti, che lavoriamo appunto nello sviluppo e nell'applicazione della tecnologia laser, e quindi ci sono giovani talenti in azienda con competenze molto precise, esperti laser, artisti digitali, digital strategist, io che mi occupo di comunicazione. E quindi l'importanza dell'industria in montagna è proprio il fatto che, come si è già detto, oltre a offrire posti di lavoro, occupazione, aziende come questa offrono prospettive, offrono opportunità, perché molto spesso, questo chi vive la montagna lo sa bene, spostarsi fuori dal proprio territorio è una scelta obbligata se si vogliono perseguire determinate carriere. Nessuno nega l'importanza delle esperienze al di fuori, nelle città piuttosto che all'estero. Questo è importante, fa parte del bagaglio professionale e personale di ciascuno. Però è importante che i territori offrano la scelta di poter tornare e continuare la propria carriera sul territorio, oppure di accogliere quelle persone che magari non provengono dal territorio, ma che lo vivono in modo più affine, sempre perseguendo però i propri obiettivi professionali, perché non è detto che tutti amino vivere in città. La città non è per tutti, come la montagna non è per tutti.
Ok, quindi avere anche nuove opportunità è fondamentale proprio per quel problema che riguarda lo spopolamento e il fatto che i giovani talenti tendano ad andarsene. E noi proviamo a fare questo. È ovvio che ci sono tanti svantaggi ai quali un'azienda in montagna deve fare fronte. L'abbiamo già detto, siamo lontani dall'autostrada, siamo lontani dai grandi poli industriali, ci sono problemi di connessione. Vi faccio questo esempio, fino a pochi anni fa alcuni Corrieri Espressi ci consideravano zona disagiata e quindi non ci garantivano gli stessi servizi che possono esserci in altre aree industrializzate. Questo per noi è un problema, ovviamente, trattando merce che viaggia in tutta Italia e in tutta Europa. Quindi, cosa mi sento di chiedere alle istituzioni qui presenti e a questo tavolo di discussione? Il fatto di aiutare le aziende a diventare una valida scelta per i giovani talenti, essere competitivi, essere quindi un'attrattiva per richiamare le persone a tornare nel territorio. E come si fa? Dando il valore giusto al lavoro, quindi a aiutare i professionisti a trovare una soddisfazione professionale e mi rendo conto che questo è un dibattito che riguarda l'intera industria, ma forse vale ancora di più per l'industria in montagna, la questione del taglio del cuneo fiscale. Questa è una delle tematiche che io porto a nome della direzione aziendale, proprio perché aiutare i dipendenti, dando loro la soddisfazione del valore del proprio lavoro, non solo aiuta appunto a pensare di potersi costruire una carriera, ma soprattutto dà la tranquillità di potersi costruire un futuro, una famiglia sul territorio, facendo quindi crescere il territorio da ogni punto di vista, quindi anche ripopolando il territorio. Io concludo, sono riuscita a non far suonare la campanella, ho tagliato un po', grazie a tutti, grazie. Grazie veramente, dottoressa, per essere rimasta nei tempi. Ora dovremmo avere un intervento online, credo, della dottoressa Maria Elena Buttari, che si è laureata in cooperazione internazionale e si occupa di sviluppo territoriale. È collegata? Sì, buongiorno a tutti. Ecco. Chiedo scusa, ma sta attualmente frequentando il Master Unimont in Project Management per la montagna e dal 2022 lavora proprio come tecnico del PNRR. Prego, dottoressa. Sì, grazie a tutti. Mi dispiace di non essere lì con voi, ma ho seguito appunto in diretta streaming e non voglio ripetermi perché sono state fatte considerazioni importantissime sia nel tavolo istituzionale che dalle mie colleghe, anche loro promotrici di sviluppo. Ecco, io brevemente richiamo un'esperienza che è stata per me fondamentale anche per seguire soprattutto il Master Project Management per la montagna. È nata proprio perché sono un tecnico PNRR e proprio da quest'anno ho trascorso quasi 7 mesi in un territorio montano che è quello della Barbagia Mandrolisai in Sardegna. E è stata un'esperienza fondamentale come progettista, in particolare perché mi ha fatto capire che assolutamente non potevo adoperare quei tools che utilizzavo facendo progettazione magari in territori sempre di aree interne o urbani che non erano assolutamente fattibili per la montagna, perché il territorio montano ha delle specificità che assolutamente non sono quelli dei contesti urbani, soprattutto quando si devono realizzare progetti in emergenza,
Oggi il PNRR è sotto gli occhi di tutti, si sente parlare dal telegiornale, insomma siamo bombardati, però non si possono fare dei bandi se non si conosce il contesto, quindi l'esperienza proprio mi ha fatto verificare questo, che sono necessari bandi ad hoc per i contesti montani, anche perché se si rischia poi di perdere delle risorse. Ma soprattutto richiamo anche delle considerazioni che sono già state fatte, appunto, che a volte non è il problema dei fondi, perché a volte i fondi ci sono ma non si riescono a spendere. Perché non si riescono a spendere? Perché manca personale competente che si possa occupare di progettare, ma di monitorare, implementare quelle azioni. Ecco, io diciamo faccio parte un po' di un'operazione un po' di top down, no? Sono stata reclutata con un concorso per il Sud, però questo non basta, perché in realtà i tecnici non possono essere risorse che operano in emergenza, o comunque diciamo non essere formati su che significa progettare in area montana. Quindi un appello che mi sento di fare è proprio quello di iniziare proprio ad avere un'altra visione, come parlava la professoressa Giorgi, nel senso abbiamo bisogno tutti i giorni di persone che stanno sui territori e vivono con gli amministratori, con le associazioni, con le imprese, e disegnano le azioni progettuali. Quindi bisogna anche arrivare preparati ai bandi, e per questo è importantissima animazione territoriale, e fare animazione territoriale è qualcosa che si costruisce piano piano. Oggi ci sono delle azioni sperimentali di progettazione partecipata, e si inizia a parlare anche di community managers sul campo, che sono delle persone, non solo progettisti, ma proprio chi si occupa di fare rete, quindi far dialogare gli amministratori con i cittadini, con le associazioni, e questo è importantissimo. E quindi, ecco, ritorno all'appello, quindi di concepire anche negli organici degli enti locali delle persone qualificate. E, ecco, questo credo sia importantissimo, e anche un modo poi per cercare di far tornare i giovani. Io, ad esempio, in questo momento sono sto supportando un'amministrazione centrale, ma sono pendolare, perché sono originaria del Basso Lazio, di un'area interna, e ci torno, perché stare sul territorio è innanzitutto un'azione politica. E quindi il mio desiderio è di starci, ecco, non a termine, ma con progettualità, ecco, e come me tantissimi altri ragazzi che si sono formati all'estero, o appunto non possono lavorare, non possono stare sul territorio, ma l'augurio che appunto possano tornare, perché ci sia data la possibilità, perché ecco, senza le persone non si possono realizzare progetti, nonostante le risorse, i fondi e quant'altro. Grazie. Grazie, grazie per la sua testimonianza. E chiudo il cerchio l'intervento, mi raccomando breve, della dottoressa Valeria Leoni, che si è laureata presso questa sede, poi ha proseguito e concluso gli studi magistrali presso l'Università di Pisa. E poi è cambiato totalmente orizzonte, vero? Ed è stata in Oceania per 4 anni. Bene, adesso è qui in qualità di dottoranda presso il Polo Unimont. Prego. Grazie della presentazione. Sì, infatti sono una dottoranda Unimi, perché lavoro il 90% del mio tempo però a Unimont. E sono qui a rappresentare la voce, appunto, della ricerca del Polo Unimont. La rappresento io in questo momento perché questa giornata è dedicata alle donne, però non voglio togliere alcun merito ai colleghi uomini del Polo Unimont, e neanche alle colleghe più giovani di me, perché quello che si fa a Unimont è un lavoro di squadra. Senza la squadra non si può andare avanti. E ringrazio anche gli studenti, che davvero stanno dando un notevole aiuto durante per l'organizzazione di questa giornata. Appunto.
non sono solo una dottoranda Unimont, sono una laureata Unimont, sono una che ha fatto una migrazione all'incontrario. Sono salita dalla pianura qui a Edolo, è stata una scelta di vita, perché allora come adesso, parlo di tanti anni fa, amo questi territori e mi piace viverci, quindi mi sarebbe stato più facile andare a Milano per me, però ho deciso di venire qui a Edolo. È stata un'esperienza che in qualunque momento sceglierei nuovamente di fare, perché non mi ha lasciato solo un percorso di studi, ma mi ha lasciato anche delle amicizie, delle esperienze che durano tuttora. E come dicevamo prima, poi sono andata a Pisa perché ai tempi non c'era quell'attenzione per lo sviluppo sostenibile, per l'agricoltura biologica che c'è adesso con le nuove lauree dell'Università degli Studi di Milano. Abbiamo parlato prima della magistrale che c'è qui e c'è anche agricoltura sostenibile a Milano. Diciamo, ai tempi non c'era tanto questa mentalità, e quindi io mi sono spostata a Pisa anche, e poi perché dopo un po' di montagna ci vuole un po' di mare. Ok, quindi appunto mi sono specializzata in agricoltura biologica e sostenibile, e poi altra scelta di vita radicale, sono andata in Oceania appunto 4 anni, come dicevamo prima, dove ho lavorato nelle grandi aziende di vacche da latte, cioè sono estremamente diverse da quelle che ci sono qui, si parla di aziende di 2000 animali, queste cose qua. Ho fatto il tecnico per il controllo biologico integrato in un'azienda appunto di agenti biologici, il manager di un'azienda biologica, poi vabbè sono andata in Giappone, Polinesia, ho fatto un po' di giri insomma. Poi sono tornata qui a Edolo, non è che sono tornata per lavorare a Edolo, però è capitato di lavorare a Edolo come assegnista di ricerca, e poi alla fine ho deciso di fare il dottorato. Ho fatto un percorso totalmente all'incontrario rispetto a qualunque persona normale. Ecco, ho scelto di stare qui perché mi piace vivere qui, come parlavamo prima, del vivere dove la propria competenza è necessaria e utile, no? Infatti il bello di lavorare in questi luoghi è proprio essere vicini all'ambiente in cui si voleva lavorare, no? Gli stakeholder del territorio, come dicevamo prima, è portato a dire l'interesse, a cui la propria competenza può essere utile, quindi si hanno maggiori possibilità di dialogo, di confronto. Cioè, nel mio lavoro sentire che un'associazione di agricoltori ci ringrazia per il nostro lavoro è estremamente gratificante. Vedrete poi l'associazione del mais nero spinoso, sono nelle nostre massime soddisfazioni. E poi stiamo facendo anche tanti altri bei lavori, per esempio stiamo cercando di recuperare un'antica varietà di carciofo con l'Unione Antichi Borghi di Valle Camonica. Abbiamo appena vinto un bando per la creazione di una comunità favorevole agli favorevole amica degli impollinatori, sempre qui in Valle Camonica. Certo, il dialogo e il confronto e la partecipazione col territorio è importante nella soddisfazione del proprio lavoro. Però, c'è un però, se dovessi farmi i conti in tasca, probabilmente sarei già tornata in Oceania. Detto questo, ho deciso di stare qui per il mio amore per il mio territorio, ovviamente per la mia famiglia, Varese meno lontano dell'Australia rispetto a qui. Certo, sì, sono lontana dalla mia famiglia, però meno di prima sicuramente. Se mi viene fatta la domanda, vuoi stabilizzarti in montagna, stabilizzarti qui in Valle Camonica? Certamente sì, per stabilizzarsi bisogna essere stabili, giustamente, no? Quindi una cosa su cui vorrei porre l'attenzione è che se le attività di Unimont sono ritenute importanti, come potrebbe testimoniare questa giornata, visto che siamo qua tutti a celebrare la giornata della montagna, bisogna anche sapere che l'attività di ricerca è portata avanti per il 90%, posso permettermi di dirlo, da personale precario, anzi direi molto precario a volte. E quindi molto spesso la passione non basta più a volte, cioè è importante, ma diciamo che no, forse è la cosa più importante, però ci sono tante altre cose importanti. Poi vorrei dire anche una frase un po' polemica per concludere, che spesso si ha la sensazione quando arrivano i politici in visita che c'è un sacco di fermento, si spende tempo, risorse in termini fisici, psicologici,
e la ricerca si ferma, però a volte sembra che quello che rimane sul territorio poi è poco, no? Io sono sicura che non è il caso di questa giornata, sono sicura che chi ha voluto scrivere questa legge è qualcuno che veramente crede nello sviluppo del territorio montano. C'era qui prima il sindaco di Edolo, poi c'è anche il mio amico Matteo Carrer, che purtroppo non è potuto essere presente, e sono sicura che qualcosa davvero cambierà per lo sviluppo della montagna in futuro. Sicuramente noi qui a Unimont continueremo a lavorare con la stessa passione, con la stessa dedizione che ha reso Unimont che è quello che è adesso. E vorrei menzionare un'ultima cosa per chiudere il mio discorso. Purtroppo io sono un po' pessimista, non credo tanto negli aiuti che vengono dall'alto. Credo che quello che veramente crea il cambiamento e muove i territori sono le comunità. Io ho visto che quando le comunità lavorano in maniera solidale, compatta, allora davvero si creano dei cambiamenti meravigliosi e delle realtà che vanno avanti, che hanno successo in questi territori che così vengono definiti marginali, insomma. E quindi vi ringrazio, sono stata molto breve, spero. Perfetto, grazie anche alla dottoressa Leoni. Andiamo verso la chiusura di questa sessione, ma prima lasciamo la parola, adesso ti passo anche il microfono. Certo, ha due interventi. Il primo è della professoressa Claudia Sorlini, che è qui seduta di fianco a me, che è professore emerito della nostro Ateneo e attualmente, non so da quanti anni, poi lo dirà lei, ha anche questa prestigiosa carica di vicepresidente della Fondazione Cariplo. Prego Claudia. Grazie mille a Unimont, grazie mille a Anna Giorgi per avermi invitato a questo incontro. Devo dire che mi si apre il cuore sentir parlare di montagna così bene da tanti punti di vista e soprattutto la presenza di tante autorità nazionali, regionali e locali. E io credo che sia fondamentale anche perché gli studenti che stanno frequentando questo Ateneo siano anche rincuorati di non essere isolati, ma di essere parte integrante di una comunità che è grandissima, quella del nostro paese, per la quale stiamo lavorando, soprattutto difendendo queste aree che sono le più fragili e un po' neglette, diciamocelo pure, che è le di montagna. Io volevo dire che non meglio poteva essere fatto di presentare le sfaccettature degli interventi che si possono fare in montagna, se non in questo modo, presentando cinque donne splendide, giovani, che stanno lavorando e che portano qua la loro esperienza, tutte che si sono in qualche modo intersecate con l'offerta formativa di Edolo, ma che comunque hanno avuto esperienze universitarie e fanno capire anche quanto sia importante acquisire cultura, strumenti per poterli poi adottare, realizzare nel processo di professionale che attuano. E io quale voglio solo ricordare velocemente tutte e cinque. Maria Elena, che viene da lontano, dalla Sardegna, e che si occupa di promozione territoriale e che è molto attenta al posto di ad attivare posti di lavoro, perché noi sappiamo che quelli sono l'elemento che può frenare i giovani che vanno via, che vanno a valle, Gloria Carletti, la sindaca, che si prende la responsabilità pur così giovane e in situazioni così difficili, che ci ha raccontato anche, perché i servizi di cui deve essere erogatrice in qualche modo lei e la sua amministrazione sono servizi complicati e comunque che devono essere declinati sulla specificità della montagna, perché anche i trasporti e le situazioni particolari climatiche in cui si trovano i paesi di montagna sono del tutto particolari e che richiedono anche un'attenzione molto maggiore. Noemi Guzzi, che ci ha raccontato dell'importanza di lavorare in aree protette, inventandosi anche forme decisamente nuove di riattivazione di queste aree che diversamente sarebbero abbandonate, e come sia importante anche la valorizzazione, comunque la comunicazione, quindi
disciplina le aree protette di cui si deve occupare, l'intervento su queste per la rivalorizzazione, ma anche la comunicazione per poter dare spazio e conoscenza di questi interventi. E poi Valeria Leoni, che devo dire che ci ha raccontato delle cose importantissime. La montagna ha bisogno di ricerca, oltre che di comunità che siano compatte e solidali, e le ricerche devono andare nella direzione dell'innovazione, e credo che sia quindi fare ricerca in montagna per la montagna una cosa diversa che farla a valle per i problemi delle, diciamo, di un paese che soprattutto si basa sulle comunità che stanno in pianura. E infine la Silvia Lodetti, che ci ha raccontato delle cose molto, molto importanti, perché è un esempio straordinario di fare e sviluppare un'industria legata all'ASA, in questo caso al digitale, in aree di montagna. Io voglio ricordare a tutti una cosa mi veniva in mente mentre sentivo questi interventi. Ci sono in Europa pochi esempi ancora, ma importanti e molto significativi, di piccoli paesi che sono situati nelle zone più remote delle montagne, che stanno diventando capitali di riferimento di alcune specificità particolari grazie al digitale. Quindi chi dice che qua non possiamo fare delle attività produttive industriali? Nessuno lo dice. Basta farle, si possono fare, e si può diventare anche più importanti e più punti di riferimento che non in mezzo a una genericità della pianura. E io penso proprio che questo sia un elemento aggiuntivo rispetto a una visione che di solito si ha della montagna, che si devono fare delle cose importanti ma legate all'economia montana. Per carità, questo è importantissimo. È importantissimo anche ricordare il modello di sviluppo tradizionale, perché sta nei nostri cuori, e quindi, per carità, ci hanno insegnato tante cose, e noi senza ricordarci delle radici non potremo mai avere un futuro. Ma il futuro deve essere tutto dell'innovazione. Dell'innovazione, come diceva Anna Giorgi, sostenibile, cioè non è un'innovazione che distrugga quelle risorse che utilizza, ma che consenta a queste risorse di riprodursi costantemente. Ma nello stesso tempo che sia molto proiettata in avanti, e perché anche la Valle Camonica con i suoi comuni può veramente pensare a diventare la capitale di una serie di specificità che possono stare benissimo anche qui, anche se tutti pensano che pure lo sviluppo industriale dovrebbe essere localizzato a valle. Allora, qua quasi concludo, Tranquillo. Devo dire ancora un paio di cose. La prima è: io ho apprezzato tanto e condivido assolutamente il fatto che le montagne, i paesi delle montagne, la popolazione delle montagne è donatrice alle grandi città di tantissime risorse. Abbiamo parlato di quelle idriche, abbiamo parlato dell'energia, abbiamo parlato dei cervelli, sono tutte cose importantissime e verissime. Qui le città grandi si stanno facendo grandi proprio per grazie alle risorse che vengono emunte, proprio che vengono sottratte, e abbiamo un processo proprio di essiccazione. Qui abbiamo degli esempi di contrasto molto determinato a questo processo di riduzione delle risorse. Qui noi le risorse le possiamo richiamare con le persone che vengono formate a livelli culturali anche elevati, e con gli strumenti che le università e anche il Polo di Edo lo sta dando veramente a tutti i suoi partecipanti. E quindi io penso che questa sia la direzione giusta. Penso che sia indispensabile un riequilibrio tra la città, la grande città e la montagna. E l'altra cosa che volevo ricordare, che mi sembra molto importante, citata qui, è stata quella dei piccoli comuni, che stanno facendo difficoltà tremende, hanno difficoltà anche ad accedere ai finanziamenti che vengono offerti, perché richiedono personale specializzato che possa elaborare i progetti e fare le domande. È banale questo. Allora voglio dire che qui interviene Fondazione Cariplo, che cerca di aiutare, negli anni ha aiutato molte aree di montagna, ha fatto progetti su intere valli, e soprattutto capiamo molto bene le difficoltà in cui si trovano i piccoli comuni, e cerchiamo di
aiutare in questo momento, per esempio Fondazione Cariplo sta aiutando con un finanziamento di alcuni milioni piccoli comuni, solo per la Lombardia evidentemente, che sono abbandonati un po' a loro stessi e che vorrebbero stare dentro nel circuito del PNRR presentando progetti, ma che da soli non ce la fanno. Allora mettiamo a disposizione gli esperti per il cosiddetto accompagnamento, cioè cercano di capire che cosa serve al comune, perché lo sa soltanto, lo sanno le persone del posto, però quello che mettiamo a disposizione sono gli esperti che aiutano a fare questi progetti. E io credo che anche questo sia un elemento importante che aiuti a rafforzare quelle parti più fragili del nostro paese e della nostra società, perché non è possibile che un comune abbia soltanto 2 o 3 dipendenti che debbano fare proprio tutto come quelli dei grandi comuni, come ha detto giustamente la sindaca. Bene, io vi faccio tantissimi auguri e mi complimento per questa iniziativa così bella, che la giornata della montagna venga celebrata qui, perché io un po' di cuore ce l'ho qua, ho partecipato a un pezzo di storia e poi ho anche le mie radici di famiglia. Grazie Claudia per il tuo intervento, e chiude questa sessione la relazione della dottoressa Marcella Gargano, che è direttrice generale di istituzione e formazione superiore del Ministero dell'Università e della Ricerca, che sarà online. E io... Salve, buongiorno, mi dovete sentire? Sì, buongiorno, tutto a posto. Perfetto, buongiorno a tutti, io saluto tutti i presenti, mi piace molto non essere lì con voi stamattina, ma a causa Covid sono ancora a casa. E quindi saluto e ringrazio Unimont e il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie per l'invito a partecipare alla giornata odierna di celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna. E quindi velocemente, io mi sono collegata, ho sentito tutti gli interventi tranne una piccola mezz'ora poco fa per un impegno che non sono riuscita a spostare, quindi ho sentito l'intervento del Ministro Calderoli e del suo dipartimento, che quindi ringrazio di nuovo per l'invito, e saluto lei, professoressa Garini, e per suo conto anche il magnifico rettore Franzini, e ho sentito quindi anche gli interventi del Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco e di tutte le autorità presenti. Ho sentito quindi in parte l'intervento della professoressa Giorgi e poi sentirò la parte che non sono riuscita a ascoltare l'indisponibilità, e saluto soprattutto tutte le studentesse e gli studenti che sono lì oggi in questa occasione. Io sono molto contenta di partecipare perché consentitemi una piccola digressione temporale, in realtà esattamente 4 anni fa, perché era dicembre del 2018, era un lunedì 17 dicembre del 2018, io per la prima volta sono arrivata ad Unimont, lì ad Edolo, e ero stata delegata dal ministro Pro Tempore a partecipare ad un convegno che si teneva presso Unimont. Io avevo conosciuto Unimont solamente fino a quel momento a livello cartaceo, come molti di noi burocrati spesso sono chiamati a fare, e perché avevamo appunto conosciuto la realtà dell'Università della Montagna quando nel 2017 Unimont era stata individuata come un luogo, non solo in senso territoriale del termine, in grado di sviluppare una progettualità di ricerca che si chiamava Italian Mountain Lab, ed era appunto un progetto di ricerca e innovazione per l'ambiente e i territori di montagna, nell'ambito di un programma che veniva finanziato dal Ministero, allora Ministero dell'Istruzione e Ricerca, con il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca. E immediatamente quindi mi aveva già a suo tempo colpito la proattività con la quale una realtà che non avevo fino ad allora conosciuto si era candidata
per appunto questo progetto e che era stato appunto ritenuto meritevole dal Ministero. E quando quindi lunedì di dicembre di 4 anni fa sono arrivata ad Unimont ad Edolo, mi sono resa subito conto che quella realtà che avevo visto che avevo conosciuto tramite le carte, di fatto era di gran lunga molto più interessante di quello che avevamo già imparato a conoscere in quei mesi. Ed è la vera intuizione che credo e che oggi è tornata negli interventi molti di coloro che hanno parlato prima di me, è emerso con molta chiarezza, è stato quello di aver avuto l'intuizione di mettere, quindi di far di una periferia, quindi che può sembrare sicuramente la realtà dove è collocata Edolo, un centro di formazione e di eccellenza, e di aver conosciuto di aver costruito con una profonda conoscenza della realtà montana e della sua specificità un luogo che traeva la sua forza da quei punti che troppo spesso agli occhi di molti potevano invece sembrare di debolezza. E quindi ricordo con estrema lucidità che questo fu il tema centrale che toccammo 4 anni fa in quel convegno, e che sovente è stato per me un punto, come dire, di stimolo nel corso di questi anni, e di come la capacità di alcune persone che hanno un pensiero lungo possa portare a fare di quelli che possono essere dei punti di apparenti di debolezza dei punti di forza. E dopo 4 anni, durante i quali come Ministero non abbiamo mai perso di vista quello che Unimont ha continuato a fare, io con molto quindi piacere ancora oggi posso constatare come sia riuscita a diventare un punto di riferimento non solo per studentesse e studenti che provengono dai territori montani, ma che sia diventato un polo di attrazione anche per studentesse e studenti che vengono da zone invece più centrali e anche in cui è molto ampia l'offerta formativa. E non solo, credo che la forza del progetto, delle idee e della capacità di creare un nuovo metodo di formazione ha fatto sì che Unimont sia diventata una realtà di riferimento anche per i professionisti delle zone montane e per la società civile, svolgendo così anche l'alto ruolo di terza missione che ha l'università, e che sia diventata un punto di riferimento anche oltralpe, con contatti internazionali che è riuscita a creare, a coltivare e a stimolare. Credo che dai racconti anche delle studentesse, delle ricercatrici e dei ricercatori che poc'anzi hanno parlato, è evidente che il territorio nel quale appunto possono lì formarsi consente di vivere delle esperienze esplorative e di ricerca immersi in dei contesti naturali che inevitabilmente favoriscono anche una interdisciplinarità della ricerca. E questo è un tema molto molto attuale che va anche nell'ottica dell'innovazione, che tanto è stata anche richiamata prima dalla professoressa Giori e dalla professa Sorlini, e che è il valore aggiunto che riesce a fare poi della formazione superiore lo strumento che è in grado poi di far evolvere la società civile. E se sembra, come dire, quasi una bella favola come raccontato, come narrativa, in realtà sappiamo bene, e molti lo hanno ricordato, che tutto ciò non è stato possibile se non con grossissimi sforzi e grossissimi sacrifici da chi in primis appunto la professoressa Giorgi e poi tutto il suo staff hanno lavorato per questo obiettivo. E avere una comunità che passa appunto dal comune alla provincia, alla regione,
che crede, che impara a credere a questo progetto, credo che sia poi, ecco, la ricetta per poter quindi guardare non solo ai 20 e passa 26 anni precedenti, ma soprattutto che consente di poter guardare con fiducia al futuro. E se è vero che, come diceva prima l'assessore regionale, che non si può applicare a tutti i territori montani una stessa ricetta, perché ogni territorio montano ha la sua specificità, ha la sua storia, le sue caratteristiche, ha la sua cultura, e sappiamo bene quanto possa essere diversa da una valle a un'altra valle. È anche vero però che, per quanto riguarda il tema della formazione superiore, ed è quello che io come Ministero Università e Ricerca sono chiamata in primis a guardare, a osservare e sul quale agire, è indubbio che il metodo che Unimont è riuscita a impostare e sul quale lavora quotidianamente è sicuramente stato vincente. Certo, ricordavamo non senza fatica, e il tema che è stato scelto per le celebrazioni della Giornata Internazionale della Montagna, cioè le donne muovono le montagne, credo che mai quanto adesso, come in questo contesto, sia appropriato. Sia appropriato perché lo sforzo che è stato fatto in questi anni sicuramente è stato titanico, e ha però dalla sua credo oggi, dopo 26 anni, la fiducia di poter contare su una comunità al suo interno e anche quindi intorno, che quindi lavora insieme a Unimont e costruisce con Unimont il suo futuro. E credo che istituzionalmente il nostro ruolo, ciascuno nelle proprie competenze a livello territoriale, locale, a livello nazionale, sia quello di far sì che ciascuno possa guardare ai territori montani non come appunto una questione solamente di chi c'è o di chi ci abita, di chi ci lavora, di chi ci studia, ma sono praticamente un tema di attenzione per tutto il sistema paese. E tutto il sistema paese, perché il nostro sistema paese è basato anche su territori montani che, grazie alla loro specificità, sono una risorsa inesauribile e che ci impone quindi con concretezza di guardare a loro come una forza per tutto il paese. E ed è questa, come dire, credo impostazione che può portare nel futuro a far sì che, come già so è accaduto in tante diverse piccole, medie, anche grandi contaminazioni che hanno riguardato Unimont in questi anni, può essere anche visto come una best practice alla quale tante altre realtà del nostro paese possono guardare per prendere appunto spunto e capire come si possa fare ricerca e innovazione in territori montani, facendo sì che questo sia una risorsa per coloro che ci sono e per coloro che come paese lavorano insieme a determinati territori. È inevitabile il coinvolgimento del ruolo appunto attivo che hanno le donne, e anche in questo caso concretamente lo abbiamo visto. Fortunatamente la differenza la fanno ancora le persone in tutti, quindi, i processi di crescita e di formazione che abbiamo osservato, e le donne hanno quindi spesso in queste in,
in questi percorsi sono le davvero promotrici del cambiamento. E quindi credo che la formazione superiore, che essa stessa come proprio ontologicamente è agente di cambiamento e rinnovamento, può e deve mettere in campo delle misure tese a raggiungere sempre di più una reale parità di genere, innescando delle policy che possano favorire le studentesse nelle scelte professionali specialistiche e così formare una leadership femminile che è in grado di cogliere una rinnovata progettualità sociale. E io credo che nel contesto di Unimont le testimonianze sono tante in questo senso, e lo abbiamo visto ancora oggi. Io guardo sempre quando ci sono degli eventi pubblici, osservo sempre quante anche donne sono chiamate a parlare e a raccontare e a offrire dei loro punti di vista e di dibattito all'interno di queste sessioni, e credo che sia fondamentale ogni volta ricordarsene, perché sono poi raggiungono due obiettivi: uno, che è quello di portare delle reali testimonianze e quindi rendere evidente a chi è all'inizio di un percorso che in realtà quindi ci si può arrivare. L'altro aspetto è quello anche di offrire una leadership che è differente da quella alla quale spesso siamo abituati ad assistere. E quindi credo che avere la possibilità di creare quindi una prospettiva concreta per studentesse e ricercatrici anche in contesti così specifici come quello della montagna sia, come dire, la strada giusta che insieme intendiamo percorrere. E vorrei rassicurare rispondere al pessimismo, diceva la dottoressa Leoni, dice io sono pessimista, perché spesso quando si fanno questi eventi si accendono le luci quando arrivano i politici e poi dopo, ecco, non sappiamo quanto accada dopo o quanto sia l'attenzione dopo. Io credo che ci siano tutti gli elementi per poter invece, come dire, guardare con ottimismo, perché siete una realtà che avete creato voi e siete una realtà che è di stimolo a tante altre. E sta a noi poi sicuramente, ciascuno nelle proprie competenze, nei propri ruoli, avere la responsabilità di mantenere accesi questi riflettori e soprattutto garantire che sotto di essi si crei un reale valore, in primis per appunto la formazione superiore e poi nel medio-lungo periodo per tutta la società civile. Grazie. Grazie. Grazie dottoressa Gargano, il tempo veramente, siamo terribilmente in ritardo, quindi non mi resta assolutamente nient'altro a fare che ringraziare tutte le relatrici di questa sessione, un ringraziamento particolare anche a Raffaella Zanardini, che è il dirigente dell'Istituto Meneghini, e un grazie anche a tutti gli studenti e il personale dell'Istituto, no? che si sono sempre adoperati per avere una collaborazione con Unimont. Ora lascio la parola al dottor Sala per delle informazioni logistiche. Grazie ancora a tutti. Sì, sarò molto breve. E spero di essere che sia un annuncio anche felice, perché vi porta anche alla pausa pranzo. La pausa pranzo si terrà nell'edificio in cui siete entrati questa mattina, quindi vi chiederanno di portare le giacche perché la temperatura è quella che è. Ci sarà il guardaroba, quindi potete lasciare le giacche. Vi chiedo di andare tutti insieme, anche perché ci saranno dei produttori e delle produttrici che
di cui prodotti mangerete, che sono un po' anche nati dall'Università della Montagna, quindi avranno anche il piacere di presentarvi un attimo quello che fanno come aziende agricole sul territorio. Poi rinizieremo, visto il ritardo che abbiamo, alle 14.45. Vi chiedo tutti di venire di qua di nuovo per la sessione pomeridiana e chiedo specialmente ai relatori di essere puntuali perché avremo la diretta su Teletutto. Grazie. Ecco, perfetto. Chiudo dicendo che i ragazzi con le felpe colorate sono studenti di Unimont, verranno a intervistarvi, lasciatevi intervistare. E li ringrazio perché è una settimana che lavorano duro per tutta questa... Va ora in onda Oltre la pagina. Applausi, come sempre, per questa splendida sigla, arrivano tra pochissimo. La sigla di Oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà. Diceva Montanelli che fare il giornalista è sempre meglio che lavorare. Ha ragione. Io ho provato a lavorare, francamente, lavorare fa schifo, fare il giornalista è molto meglio. Però, se davate un'occhiata alle prime pagine di La Stampa e del Domani, di domani, sabato, beh, neanche in catena di montaggio, ho visto tanta fatica per nascondere il caso Panzeri, mimetizzarlo, perché nasconderlo fa brutta figura ovviamente, no? Ecco, parleremo proprio di questo con Luca Fazio del Giornale tra poco. Era un sistema organizzato per far avere fiumi di soldi, 600.000 li ha trovati a Panzeri, vacanze da 100.000 euro, 600.000 alla vicepresidente socialista Eva Caigli, la bellissima Eva Caigli, greca, vicepresidente del Parlamento europeo. C'è di mezzo anche l'associazione Peace, No Peace Without Justice, fondata da Emma Bonino. E scusate, ho scelto il giorno sbagliato per diventare garantista. Eh no, e dopo tutta la M che ci ha fatto mangiare sti caproni che vogliono farci credere quello che non è, ce lo dice la realtà quotidiana. E proprio di garantismo invece parleremo con Raffaele Della Valle, avvocato penalista, è stato anche vicepresidente del Senato, insomma, lo conoscete tutti, ha anche una storia garantista assolutamente unica, cristallina di sopra di ogni sospetto, e parleremo delle ventilate riforme di Carlo Nordio, perché il clima è cambiato. Oggi ho letto, anche stamattina leggevo da Gospia, ci sono proprio addirittura Casarini, la Concia, altri insomma, diciamo, esponenti non di primissimo piano, ma comunque
che hanno un loro peso, se vogliamo, pronunciarsi favorevolmente. Cosa ha detto Nordio? Basta l'uso barbaro delle intercettazioni. Quello del fatto fanno i furbi. Quello del fatto fanno i furbi perché dicono, vuole togliere le intercettazioni. No, no, semplicemente non vuole la spettacolarizzazione. E quelli del fatto si sono anche rivelati nei giorni scorsi, quando hanno fatto l'elenco di tutto quello che noi non saremmo venuti a sapere se non ci fosse la possibilità di venire a conoscenza delle pubbliche, delle intercettazioni. Ma gli è sfuggito un dettaglio importante: chi decide cosa farmi sapere? I magistrati, una forma di potere, quindi vengo menato per il naso comunque. Per non parlare del fatto che va da sé. Allora facciamo così: mettiamo una telecamera, nei cessi di tutte le persone, anche quelle famose. Scusate, non è un argomento scatologico, ma nell'espletamento dei propri bisogni, anche Angelina Jolie potrebbe non essere così angelica, eccetera. Quindi, e poi anche la separazione delle carriere. Ne parleremo con Raffaele Della Valle e poi in Friuli si celebra a Pasolini il centenario della nascita, a Gemona, a Glemone, c'è una mostra dedicata ai manifesti dei suoi film, alle locandine. Ne parleremo con Emanuele Barison perché è lui che cura graficamente questa mostra. Lo sapete, l'autore di Diabolik, Zagor, Tex. Tra l'altro questa sera saranno in un incontro a Treviso con appassionati, quelli come me, io non posso esserci, ma vorrei. Cosa dirvi? Ah, lo sapete, a un certo punto per Salò e le 120 giornate di Sodoma, pensate che tempi, Pasolini puntò il bersaglio grosso, puntò Salvador Dalì. Non so se mi spiego. Perché? Perché Salvador Dalì era, come dire, menato un po' per lingue, come si dice in linguaggio bazzo, perché non aveva preso le distanze dal regime franchista e lui lo voleva proprio per quello. Da lì, che mico non era, tanto i 100 segreti magici per dipingere sono ben più di un manuale di pittura, sono un libro pazzesco, e non leggetelo, lasciate perdere. Che presuntuoso. E dicevo, da lì mangiò la foglia e sparò una cifra inarrivabile, irraggiungibile. Adesso invece vediamo se ho ragione. Luca Fazio ha no, scusate, non c'entra. Vediamo un po' la ricostruzione. Luca Fazio del giornale lo abbiamo in collegamento. Pronto, Luca, grazie per essere qui con noi. Grazie Allora, Luca, io scherzando, tu hai fatto ricostruzioni anche oggi, puntuali, precise. Sai, io dopo sentirò l'avvocato Della Valle e ho pensato però che brutto giorno per diventare garantisti, per quelli che stanno dalla mia parte. Però è assolutamente corretto e giusto esporre i fatti come li hai descritti tu, li hai ricostruiti tu in questi giorni sulle pagine del giornale. E soprattutto c'è un punto, questa è una rete, è una rete. E poi c'è un altro punto interrogativo: quanto siamo corruttibili, cioè quanto il Qatar può comprarci? Perché quello è un altro punto, Luca, chiedo a te, Lumi, che mi lascia. Abbiamo il fianco scoperto. E anche perché il Qatar è agile, veloce, non è un sistema, non è la Cina, non è la Russia. Può dare soldi, io parlo come se sapessi le cose, ma l'impressione è quella. Può permettersi di comprare singola persona senza dover rendere conto a qualcuno. E questo è dei risultati che abbiamo visto: 6.700 morti, lavoratori per i mondiali di calcio, e un sindacalista come Panzeri, che è stato anche segretario della CGIL di Milano, se ne è lavato le mani. Bruttissimo, orribile. Te lo dico da ex operaio, Luca, sono incazzato nero con quella persona. Guarda, il testo di questo documento con cui Panzeri difendeva il Qatar sul sito della sua ONG, della sua fondazione, è veramente imbarazzante. Lui usa una parola, che è quella che usano quelli che difendono le aziende di solito, perché dice: sì, ci sono stati tanti morti in Qatar, ma il dato va relativizzato. Relativizzato vuol dire tutto e niente, vuol dire, è il modo più diffuso per buttare la palla in tribuna e per non parlare delle migliaia di morti che citavi tu, e che lo faccia un sindacalista, uno che ha sempre fatto il sindacalista, è veramente disarmante. Ma se tu mi permetti, io vorrei dire quello che ieri ho passato la giornata a parlare con gente che in questo mondo complicatissimo, che è il Parlamento europeo, lavora da anni, mi hanno acceso una lucina nella testa e mi hanno detto: guarda che il problema non sono i mondiali in Qatar, perché ormai i mondiali sono in corso,
stanno andando bene, male, chi se ne frega, ormai quella è una partita chiusa. Se questa cosa scoppia adesso, è perché c'è una partita ben più rilevante dei mondiali di calcio in Qatar, che sono le forniture di petrolio dal Qatar all'Europa per superare i problemi creati dalla crisi in Russia, dalla guerra in Russia. Tutta questa operazione non si capisce quello che sta succedendo se non teniamo presente che qualcuno vuole chiudere gli occhi sulla violazione, sul cattivo Qatar, sulle donne lapidate, sulla violazione dei diritti sindacali e umani, perché comunque il Qatar a noi in questo momento ci fa comodo. Questo è il grande retroscena che io vorrei nei prossimi giorni scavare, perché poi tutto il resto è una cosa grottesca. E ti dico, non ho trovato uno solo, né in Italia né all'estero, che mi parlasse male di Panzeri, cioè il Panzeri sindacalista a Milano, il Panzeri deputato a Bruxelles, e ha considerato da tutti uno per bene, uno in gamba, e i fatti, i soldi, i quattrini dimostrano che forse è in gamba ma per bene non era. E come dici tu, alla fine si è corruttibili, perché entrano in ballo talmente tanti soldi su queste vicende che o uno ha un carattere inattaccabile o se no la tentazione è a portata di mano. È proprio questo, cioè io cerco nel mio piccolo di essere giusto, mi medesimo sempre. 600.000 euro sono una cifra, per me, cioè, se mi offrissero, è chiaro, io non sono Panzeri, sono Radio Libertà, è piccolina, io non valgo nulla, però se mi offrissero anche un decimo, cioè anche 60.000 euro, io da Quito ti dico no, resisto, però la notte non ci dormirei. Magari io sono più corruttibile di altri, per carità, però quando ti offrono cifre in anni come questi, ti offrono cifre che ti sistemano, magari uno ha anche figli, anche mutui, eccetera, è una situazione, cioè ci dovrebbe essere un filtro, no? Prima di arrivare a corrompere le persone, quello anche che è mancato, anche per le convenienze che hai appena esposto tu, mi sembra, Luca. Sì, possiamo dire che Panzeri è meno comprensibile di me e di te, perché avendo fatto per 3 mandati l'europarlamentare, immagino che goda di una pensione, insomma, sì, è vero, è vero, dare il pranzo con la cena. Però alla fine i soldi non bastano mai. Quanti ne abbiamo visti in questi anni di gente che non aveva problemi economici e che invece è stato trovato poi coi soldi nel puff in salotto. Il problema è che queste cose accadono e quindi su queste cose vanno messi regolamenti rigidi. Il Parlamento europeo, che ha come dire, la coda di paglia su alcune cose, ha introdotto una serie di vincoli, un albo della trasparenza per cui non entri di dentro se non sei registrato all'albo, pitipum, pitipam, ma alla fine, come dimostra il caso Panzeri, non c'è meccanismo che non è in grado di essere aggirato. Non se ne esce. Poi dopodiché ci sono ambienti più vulnerabili di altri. Di fatto questa rete che Panzeri aveva tessuto all'interno del Parlamento europeo aveva come principale, se non unico, punto di riferimento un solo gruppo parlamentare, che ovviamente era il suo, era quello della sinistra in Europa, dei socialisti democratici, adesso vedremo quanti se ne salvano, vedremo. Luca, tu hai fatto un accostamento che rimane, insomma, che colpisce, spicca. Hai detto Panzeri è un sumaoro senza stivali e in giacca e cravatta. Sì, mi è venuto un po' istintivo. E devo dirti una cosa, ho appena finito di leggere la difesa sperticata d'ufficio che su 2 intere pagine, oggi, con Cita di Gregorio, su Repubblica, fa di Lady Sumaoro, della moglie di Sumaoro. L'ho letta. Sì. Dicendo in sostanza perché la Ferragni può andare in giro con le borsette griffate e se invece lo fa la Sumaoro viene messa in croce. Una difesa, io non ho mai visto 2 pagine di un giornale dedicate alla difesa di una singola persona. Allora perché ci si arrabbia con Sumaoro, con Panzeri, più che con la Ferragni? Perché quando uno fa del bene, delle nobili cause, della difesa degli ultimi, la sua bandiera e devo dire anche la sua carriera, a quel punto è inevitabile che, come dire, alcune cose facciano venire un po' più la mosca al naso. Se guardi l'attività, è una lettura istruttiva che chiunque può fare. Andate sul sito di Fight Impunity, che è la ONG di Panzeri. Ci sono
10 rapporti sulle cause più belle del pianeta, i morti sul lavoro, gli LGBT, le violazioni dei diritti umani in Kazakistan, più ne metta. E poi, tac, piantata lì, come se nulla fosse, una torrenziale difesa d'ufficio del regime del Qatar, dove in fondo la democrazia più avanzata della zona, dove in fondo i diritti stanno migliorando, e allora a me fa girare le balle. Cioè, se tu sei, come dire, sei la Confindustria, senza che si arrabbi la Confindustria, e su queste cose qua hai una linea rigida, fai il tuo mestiere, ma te lo fa Panzeri, che invece ha fatto carriera, ripeto, sulla difesa dei lavoratori, non è la stessa cosa. Sono contento di confrontarmi, perché ho letto anch'io, prima di venire qui in redazione, con curiosità, non la leggo quasi mai, e l'impressione è che non si rendano conto dell'ipocrisia che questi casi, ma non da oggi, è da sempre. Cioè, in Veneto, Luca, c'è una cooperativa che ha fatto lo stesso, grosso modo, cose simili, solo che ha chiuso, riaperto, cambiando ragione sociale, nome, eccetera. A Bergamo andavano a dipingere la casa di una parlamentare del PD. Cioè, com'è possibile non rendersi conto che quello che è accaduto mette in luce in modo abbaccinante la contraddizione, l'ipocrisia? Non c'è nemmeno un scusate, non c'è nemmeno, è un incidente di percorso, in realtà le cose sono diverse. No, addirittura proprio su un'altra sfera, su un altro pianeta, su un altro, non è più lo stesso sport, non è più neanche lo stesso campo di gioco, non è più lo stesso sport, non è più neanche lo stesso pianeta, a questo punto, quando leggo Concetta De Gregorio. Io alla fine, se fossi Lady Sumoro, non sarei neanche contenta di quella cosa che mi ha fatto oggi la De Gregorio, perché quando ti arrampichi così sugli specchi rischi di non fare neanche un favore alla causa che dici di difendere. Boh, sono esterrefatto quanto te. Devo dire, la cosa un po' triste di Panzeri è che finora vacca schifa, una voce in sua difesa non si è ancora alzata. Cioè, tutti dire siamo stupiti, ma uno che dica ma Panzeri forse ha giustificazioni, ragioni, è un presunto innocente come tutti quanti, non c'è stata. Perché? Perché secondo me alla fine cosa faceva Panzeri erano in tanti a saperlo da quelle parti. E quindi adesso stanno tutti zitti e muti con la coda di paglia. Cioè, persino questa, si scoprono delle cose interessanti inciampando in queste storie. C'è questa cosa che si chiama ITUC, di cui io francamente non conoscevo l'esistenza, che è una confederazione mondiale dei sindacati, il cui da pochissimo segretario generale era questo Luca Visentini, arrestato insieme a Panzeri e liberato poi ieri in libertà provvisoria. Questa ITUC, che è un colosso presente in tutto il pianeta, da 4 giorni, se vai sul suo sito, dice non faremo alcun comunicato su quanto accaduto in Belgio, punto fine. Non fa il nome di Visentini, non fa il nome di nessuno. Allora, è possibile che un colosso di quelle dimensioni non senta il bisogno di dire scusate, vogliamo anche noi capire bene cosa è accaduto? C'è un po' di imbarazzo in giro su questa vicenda. Anche perché si allarga, c'è anche la ONG fondata da Emma Bonino. E poi c'è anche questo aspetto che bene o male balza agli occhi, no Luca? Questa battaglia, mamma mia, un fuoco di fila, il tetto, il contante, è la prova lampante che la destra vuole favorire gli evasori fiscali. Insomma, hanno trovato la vicepresidente socialista con le sporte piene di banconote, con le sporte, 600.000 euro. 600.000 in biglietti di banca, anche lui, cioè... E loro il tetto al contante non vale lì, ma come diceva qualcuno, forse erano ancora nella cuccia del cane. Ci sono un sacco di gente in questo paese che predica bene e razzola male. E per tornare sul discorso di prima, se uno predica male e razzola male, va bene il suo diritto, ma se uno predica bene i diritti degli ultimi, i diritti di questo e di quello, e poi ai sacchi di contanti in salotto, con il papà della Caili, della Greca,
è stato fermato mentre scappava di casa con i soldi in mano. Cioè, cose che neanche ai tempi di Tangentopoli in Italia si vedevano. E vabbè, vedere, dai. Un'ultima cosa, Luca, hai già anticipato, no, dove intendi di dirigere la tua penna, insomma, la tua indagine, la tua inchiesta. Ti aspetti che le cose comunque a un certo punto, insomma, si fermino o potrebbero allargarsi a macchia d'olio? Perché qui non abbiamo la magistratura italiana, no? Qui abbiamo l'organismo interno del Parlamento europeo contro la corruzione, e tu hai definito questo magistrato come un mastino. Sì, questo Michel Claes è un bel mastinaccio, soprattutto uno che ci capisce. Poi, sai, tutto il mondo è paese, quindi io non ti posso garantire adesso che a Claes verrà lasciata, come dire, mano libera ad andare fino in fondo. Però, se mi venisse consentito, francamente, io non... Tra le tante cose che si scoprono, che uno da qua, da Milano non sa, è che per esempio dentro al Parlamento europeo esiste una casta che non è quella dei deputati, ma che è quella degli assistenti parlamentari, che sopravvivono ai parlamentari, sono lì da sempre. Un parlamentare arriva, lavorano con lui, poi quello finisce il mandato, passano con un altro, e quindi sono i veri conoscitori dei meccanismi interni del Parlamento. Questi qua sono trasversali, c'è gente che fa per una legislatura l'assistente con un popolare, poi passa a un socialista. Se si attacca quella casta lì qualcuno che alla fine se la canta, secondo me si trova. E a quel punto mi auguro che questo scenario che porta non ai mondiali di calcio, ma alle forniture di petrolio, perché alla fine in questo paese, in questo pianeta, il petrolio è quello che spiega un sacco di cose, spero che su questa strada si vada. E siamo arrivati alla fine. Io ringrazio ancora Luca Fazzo del Giornale. Grazie, magari a risentirci presto per ulteriori aggiornamenti. Grazie ancora davvero, ciao, Luca. Ciao. Buon Natale a tutti voi. Buon Natale a tutti. Ciao, buon Natale. Buon Natale. Buon Crismucca a tutti. Grazie. Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale!